Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad un nuovo webinar di Motore Sanità in collaborazione con Diabete Italia Onlus ODV. Oggi parliamo di cura del diabete e medico di medicina generale, un attore chiave del processo di cura con le armi spuntate. Ci andranno a spiegare nell'introduzione di scenario Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia, e Paolo Guzzonato della direzione scientifica di Motore Sanità il perché di questo titolo. Vado a presentare il parterre dei relatori che sono già a gran parte collegati e vi ringrazio per essere qua con noi. Allora, Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia, Paolo Guzzonato della direzione scientifica di Motore Sanità, Agostino Consoli, presidente SID e professore ordinario di endocrinologia dell'Università di Chieti, è responsabile dell'unità operativa complessa territoriale di endocrinologia e malattie metaboliche dell'AULS di Pescara. Sarà collegato con noi anche Claudio Cricelli, presidente SIMG. Modereranno la tavola rotonda il dottor Gerardo Medea, responsabile nazionale della ricerca SIMG, Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia, e Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità. I discussant della tavola rotonda saranno l'onorevole Beatrice Lorenzin, parlamentare e già ministro della Salute, Flavia Pricci, primo ricercatore del Dipartimento di Malattie Cardiovascolari, Dismetaboliche e dell'Invecchiamento dell'Istituto Superiore di Sanità, Paola Pisanti, consulente esperto malattie croniche del Ministero della Salute, Agostino Consoli, presidente SID, professore ordinario di endocrinologia dell'Università di Chieti e responsabile dell'unità operativa complessa territoriale di endocrinologia e malattie metaboliche dell'AULS di Pescara, Paolo Di Bartolo, presidente AMD, Federico Gelli, responsabile del rischio in sanità di Federsanità ANCI Roma, Francesco Saverio Mennini, professore di economia sanitaria e economia politica, Research Director, Economic Evaluation e HTA del CEIS dell'Università degli Studi di Tor Vergata, nonché presidente SITA, e Rita Lidia Stara, membro del comitato direttivo di Diabete Italia e presidente FEDER, Federazione Diabete Emilia Romagna. Io ringrazio infinitamente tutti quanti per partecipare oggi a questa discussione davvero molto interessante. Do subito la parola a Stefano Nervo per l'introduzione dei lavori. Grazie mille, buon lavoro a tutti. Sì, buongiorno a tutti, grazie di esservi collegati con noi questo pomeriggio. Il tema di oggi è un tema direi fondamentale per la gestione del diabete in Italia e nelle nostre regioni. È un tema fondamentale perché tratta un attore che è quello che è il medico di famiglia, il medico di medicina generale, che praticamente è colui che in prima istanza spesso si trova a identificare, spesso magari anche chi il diabete poi, chi diciamo verrà gestito eventualmente anche dagli specialisti, ma anche a gestire tutta una buona fetta di malati di diabete, pensiamo ai malati di diabete di tipo 2, che dagli specialisti probabilmente non hanno bisogno di andare. Ecco, oggi andremo a cercare di capire meglio quali sono i problemi da affrontare per riuscire a migliorare questo tipo di gestione, che tipo di cose si possono migliorare, e il nostro titolo lo ricorda abbastanza bene, è un attore con le armi spuntate. Cercheremo di capire cosa significa, quali sono queste armi che il medico di medicina generale non ha in dotazione. Ecco, io adesso, fatta questa brevissima introduzione, lascerei la parola a Paolo Guzzonato, che invece farà un'introduzione molto più scientifica. Stefano, grazie. Io ho il compito, secondo quanto si diceva prima, di fare un po' rompiscatole, nel senso di introdurre con qualche argomento scientifico il perché di questo titolo, che veramente è ormai una cosa
che stiamo discutendo da tempo e che sembra non arrivare mai ad una conclusione. Perché un attore chiave del processo di cura con le armi spuntate? Fai pure partire la presentazione. Le evidenze sono talmente tante che è quasi imbarazzante raccontarlo. Qui siamo nel 2021, ma la diapositiva è sugli standard di cura diabete AMD/SID del 2018, che fa vedere il posizionamento delle terapie nel paziente con diabete di tipo 2. Vedete che dopo la metformina, farmaco storico ancora importantissimo, il secondo intervento è fatto da una serie di farmaci che sono le incretine iniettabili, il glitazone e le glifozine. E poi c'è la cascata di tutti gli altri farmaci eventualmente da aggiungere. Oggi come può curare il paziente il medico di famiglia? Cioè quali sono le terapie a cui ha accesso il medico di famiglia? Vedete nella freccia? Sono semplicemente le sulfaniluree, perché a lui è negata la possibilità della prescrizione se non con il passaggio attraverso lo specialista e il rinnovo di piani terapeutici che vanno avanti ormai da 10 anni, tutte le terapie di primo livello. E quindi c'è da porsi la domanda, ma può curare il medico di famiglia il paziente appropriatamente? Vai pure avanti. Per rispondere a questo vi faccio vedere semplicemente altre due evidenze. Da una parte vedete un grafico che si riferisce ad alcuni dei farmaci di prima fascia che dicono, dati anche questi ormai molto conosciuti, come vedete le linee, la linea tratteggiata nel grafico a sinistra che riguarda il confronto tra le sulfanilureae, gli unici farmaci a cui hanno accesso i medici di famiglia per quanto attiene le ipoglicemie, gli eventi fatali e non fatali cardiovascolari e tutte le cause di mortalità. Quindi è evidente la differenza che c'è tra queste due classi di farmaci. Per noi parlare poi con la scritta che trovate in basso a destra di cosa hanno dimostrato gli ultimi farmaci, gli SGLT2. Lo studio EMPA-REG su 7.000 pazienti ad elevato rischio cardiovascolare ha portato come outcome un meno 38% di riduzione della mortalità cardiovascolare, un meno 32% di mortalità per tutte le cause e meno 35% di ospedalizzazioni per scompenso cardiaco. Andiamo pure avanti. Sappiamo d'altra parte che il paziente diabetico, purtroppo, questi sono sempre dati degli annali, ogni 7 minuti una persona ha un attacco cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 minuti subisce un'amputazione a causa del diabete, ogni 3 ore, insomma, è un paziente ad altissimo rischio. Per cui la migliore terapia è il buon controllo, tanto che come vedete nel dato in alto a destra, 7-8 anni e la riduzione di aspettativa di vita nelle persone con diabete non in controllo glicemico. E questo quadro è emerso molto forte con il Covid, da molti studi a livello proprio globale. Andiamo pure avanti. Ora, qual è il problema per cui non c'è l'accesso? È un problema di costi? Ma se noi andiamo a prendere la più grande banca dati che attualmente abbiamo in Italia, che elabora in collaborazione con AMD e SID i dati sul diabete, che è Cineca, attraverso l'osservatorio Arno ci dice che la spesa per gli antiperglicemici è del 9%, mentre la spesa ospedaliera è del 40%. In questo stesso report è riportato che probabilmente la spesa ospedaliera è molto più alta e non c'è un'analisi sufficiente. Ma se noi pensiamo che attraverso questi farmaci non andiamo sicuramente ad aumentare la spesa, perché intendendo il diabete in tutte le sue componenti, quando abbiamo detto riduciamo la mortalità cardiovascolare, riduciamo le ospedalizzazioni per scompenso, prendendo ad esempio i farmaci SGLT2, è ovvio che la torta della spesa ospedaliera quantomeno si riduce. Andiamo pure avanti. Io ho trovato molto interessante anche questo dato, che però ho visto è stato poco ripreso, che è il trend nelle cause specifiche di mortalità degli adulti, sia diabetici che non diabetici, a livello mondiale. Vedete che per i non diabetici, vedete che c'è la parte azzurra, che è quella che riguarda
la mortalità vascolare, vedete che c'è un calo dal 1988, che è l'anno di partenza dell'osservazione, fino al 2015, che è costante. Mentre invece sul dato di sinistra, vedete che il diabete dall'88 al 99 è fermo, però poi comincia a scendere. Questo è un dato americano. Sappiamo che negli Stati Uniti l'utilizzo di tutte queste terapie innovative è avvenuto praticamente in tempo reale ed è molto diffuso. Mi viene da pensare che questo possa essere collegato ad un utilizzo rapido e a un cambiamento proprio delle terapie specifiche. Andiamo pure avanti. Perché è importante che il medico di famiglia abbia le terapie rapidamente e che il paziente non perda tempo? Perché sappiamo che la diagnosi arriva quando ormai il 50% delle beta cellule purtroppo è già danneggiata. E dal momento della diagnosi all'utilizzo delle prime terapie, all'utilizzo delle sulfanilure, quando poi il paziente viene inviato allo specialista, passano degli anni, ma intanto la malattia progredisce, ci sono le complicanze. È assurdo che il medico di famiglia, a fronte di evidenze di questo tipo, non possa utilizzare fin da subito questi farmaci. Andiamo pure avanti. Quindi qual è il problema di dare accesso da parte della medicina territoriale a questa, che ormai è quasi offensivo chiamare innovazione, perché siamo vicini per molti di questi farmaci alla scadenza di brevetto? Questo è un diritto non solo che viene negato al medico di famiglia, ma viene negato anche e soprattutto al paziente, e che comporta un sottoutilizzo dei farmaci che abbiamo visto sono indicati dalle linee guida, che diventa quasi imbarazzante. Si pone, fra l'altro, il paziente a dei rischi che potrebbero essere evitati, ma non solo. Andiamo pure avanti. Queste sono alcune frasi che abbiamo ripreso dai nostri precedenti eventi, molte delle quali anche di Cricelli, il medico di famiglia da trascrittore a prescrittore. Non è ammissibile che le prescrizioni di farmaci siano valutate in termini di specialista che possa effettuarle anziché in termini di appropriatezza. Queste sono frasi riprese da eventi dove voi eravate tutti partecipanti, ma poi non sto a descrivere i benefici del cambiamento che ci sarebbero, ma soprattutto la sburocratizzazione e la semplificazione che ormai è diventata necessaria e che Covid ha accelerato, eliminando i piani terapeutici, che ormai è ridicolo parlare di farmaci innovativi. La trascrizione di questa da rinnovare periodicamente, che sia da parte dello specialista o del medico di famiglia, ormai, se volessimo andare ad analizzare i dati che abbiamo raccolto, c'è una mole di dati che credo nessun'altra tipologia di farmaci possa avere raggiunto. È un impegno inutile ormai per tutti, di logistica, di trasferimento, di perdita di produttività, in un momento di carenza di personale e di tempo che crea una congestione sulle liste d'attesa, nei centri specialistici, negli ambulatori territoriali, ma anche negli ambulatori del medico di famiglia. Andiamo pure avanti. A fronte di tutto questo, noi abbiamo scritto una marea di libri dei sogni. Una gazzetta ufficiale del novembre del 2012 parlava delle aggregazioni funzionali territoriali come riordino dell'assistenza, dobbiamo dotare la medicina di famiglia di strumenti più efficaci, eccetera. L'atto di indirizzo del 2017, che appunto vedete firmato dall'onorevole Lorenzin, che si è molto impegnata su questo, è datato 2016, dice: senza dimenticare di favorire lo spostamento sul territorio del trattamento sociosanitario delle principali patologie croniche, e parla di umanizzazione delle cure. Andiamo ancora avanti. Allora io vi pongo pochi quesiti, ma il diritto del malato di diabete a un rapido accesso alle cure in questo scenario, dov'è il paziente al centro? Il perché di un ritardo inspiegato dalla sostenibilità economica, che non è assolutamente giustificata da quello che abbiamo visto, perché ci sono farmaci innovativi che riducono il ricorso alle cure ospedaliere, ai ricoveri ospedalieri, senza parlare degli esiti clinici. L'accesso ai farmaci innovativi è stato un accesso razionale o razionato? E la medicina di famiglia così si trova ad essere un pugile che combatte con le mani legate. La prescrizione dei farmaci per il diabete
è giusto valutare in termini di specialista che possa effettuarli oppure piuttosto in termini di appropriatezza? E poi, visto che c'è l'onorevole Gelli, la sua legge cita la sicurezza delle cure parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività. Come possiamo rispondere davanti a uno scenario di questo tipo? Io mi fermerei qui. Sì, bene, grazie. Molto bene. Grazie mille, do la parola a Stefano Nervo per appunto presentare il professor Consoli. Sì, allora niente, finita questa introduzione sembra quasi inutile affrontare qualsiasi altra tematica, nel senso che sembrano cose talmente evidenti che ci si domanda per quale ragione, insomma, sia, come dire, siamo qua a porci queste domande, no? Perché non riusciamo a trovare ancora una risposta. Allora io adesso lascerei la parola al dottor Consoli che nel suo intervento ci dirà la sua, il suo punto di vista. Sì, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Da una parte io dovrei dire grazie anche per organizzare queste manifestazioni, questi eventi. Dall'altra mi rincresce che ci sia ancora bisogno di organizzare queste manifestazioni e questi eventi e mi chiedo anche quando qualcuno di questi riuscirà ad essere finalmente risolutivo. È vero che mi sembra di capire che siamo in una sorta di dirittura d'arrivo, a meno dall'ultima interlocuzione che abbiamo avuto con Claudio Crecelli, con il Ministero, con l'AIFA e via dicendo. Però è anche vero che ogni volta che siamo vicini alla linea del traguardo, questa si sposta di qualche metro in avanti. Direbbero gli americani close but no cigar, come una loro espressione idiomatica. E quando, proprio parlando con il dottor Magrini l'anno scorso, verso la fine dell'anno scorso, ci venne assicurato, ma sicuramente entro la fine dell'anno il problema sarà risolto, io osai chiedere entro la fine di quale anno, fui deriso, ma purtroppo avevo ragione se siamo ancora qui a parlare di questo argomento. Ora, secondo me l'argomento però va inquadrato in una dimensione un pochino più larga. Io non sono d'accordo con il dottor Nervo quando probabilmente per un lapsus freudiano ha detto ma il diabete tipo 2 non ha bisogno di essere visto dallo specialista. Tutti i diabetici hanno il diritto di essere visti dallo specialista, ma non tutti i diabetici, anzi una minoranza delle persone con diabete affette da diabete tipo 2 ha bisogno di viaggiare per alcuni chilometri, aspettare in una sala d'attesa affollata di uno specialista per non ricevere una care, ma per avere magari soltanto la trascrizione di un pezzo di carta. E soprattutto il medico di medicina generale deve entrare sempre di più nella gestione di queste persone che hanno il diritto una volta nella vita o due volte nella vita o quante volte è necessario di essere seguiti da un team di esperti che possano anche assicurare nel luogo di cura lo screening delle diverse complicanze, ma se poi è trattato in maniera adeguata può meravigliosamente essere seguito prevalentemente dal suo medico di medicina generale. Mentre noi osserviamo adesso un fenomeno che secondo me è poco virtuoso. Una frazione di persone con diabete di tipo 2, orientativamente il 50%, viene vista quasi esclusivamente dai centri specialistici. E questo non va bene, perché non è un uso razionale delle risorse. Un altro 50% non viene seguito mai da uno specialista. E questo non va bene, perché probabilmente perdono qualcosa nel percorso che li deve portare a curarsi nella maniera migliore. E questo riguarda sostanzialmente la organizzazione della care, che deve essere razionalizzata assolutamente, sulla quale stiamo facendo una serie di discorsi che coinvolgono anche la diabetologia, che deve essere riformata al suo interno. Ma coinvolgono certamente, direttamente, la medicina generale, con la quale dobbiamo, e lo stiamo facendo in molte realtà, anche in quelle in cui opero, aprire e sviluppare un discorso molto più franco e collaborativo.
e ce ne sono tutte le capacità, le potenzialità, la volontà da parte dei colleghi della medicina generale. Altro discorso è che la cosa che è veramente completamente assurda in questo scenario è il fatto che il medico di medicina generale non viene considerato capace di giudicare, neanche capace di giudicare se un trattamento è efficace o meno, perché a prescindere dal grado di controllo della persona con diabete è comunque costretto a reinviarlo periodicamente allo specialista per avere la vidimazione di un pezzo di carta di piano terapeutico. E questo non è ragionevole in nessuna maniera. Poi c'è una terza considerazione, che è quella relativa a che tipo di cure usiamo. Ora, per quello che riguarda le inferenze di farmacoeconomia, di costo-beneficio che tracciava prima il dottor Buzzanti, noi non abbiamo ancora l'evidenza scientifica definitiva che ci dimostri come il trattamento con soluzioni meno vecchie, anziché dire innovative, sia anche di vantaggio economico. Abbiamo delle ottime indicazioni, esperti come il professor Severo Mennini riescono con dei modelli a tracciare questa ipotesi di giovamento, ma abbiamo degli studi che stiamo mettendo in piedi as we speak, che dovrebbero portarci a raggiungere l'evidenza conclusiva di fronte alla quale poi nessun assessorato alla sanità regionale potrà dire ma non ho i soldi, perché i soldi te li facciamo risparmiare. E questo perché oramai si è capito che non è sufficiente assicurare un controllo metabolico decente. Assicurare un controllo metabolico decente alla persona con diabete è come giocare un campionato. Noi non vogliamo giocare il campionato come il Crotone, perdonino gli amici del Crotone. Noi vogliamo vincere lo scudetto e possibilmente vincere la Coppa dei Campioni. Per vincere lo scudetto e vincere la Coppa dei Campioni bisogna avere una squadra che ti consenta di fare questo. E la Coppa dei Campioni vuol dire assicurare alla persona con diabete più anni di vita che valga la pena vivere, cioè più anni di vita serena e priva delle complicanze. Quindi il goal non è portare la glicata a 7, a 6,5, a 6,9, a 7,1, a 6,4. Il goal è fare in modo che il rene continui a funzionare, che il cuore non si ammali, che la qualità e la quantità della vita siano aumentati e che contemporaneamente io non abbia effetti collaterali gravi o anche semplicemente fastidiosi. Quindi che io non abbia ipoglicemia, che fa paura, che non abbia aumento di peso, che non abbia mal di testa, che non abbia proprio ovviamente malattie cardiovascolari. E questo lo faccio se gioco con i campioni, non lo faccio se gioco con le scartine. È vero, le scartine costano poco, ma non ci permettono di giocare il campionato con l'intento di vincere almeno lo scudetto e possibilmente la Coppa dei Campioni. Questo bisogna, e siccome noi giochiamo in squadra con la medicina generale, non è possibile che noi facciamo giocare Ronaldo e poi il Gerardo Medea deve mettere in campo Tettamanti, perché non gli è consentito di far giocare Ronaldo. E i farmaci e i diabeti che abbiamo costano molto meno di Ronaldo, così vogliamo restare nel paragone calcistico. Anche perché poi alla fine arriviamo nell'ultimo punto che vorrei trattare, approfittando anche della presenza del professor Gelli. Noi stiamo finendo la redazione delle linee guida ISS per la terapia del diabete di tipo 2. Il testo è già redatto, adesso deve passare attraverso i vari passaggi di timbratura da parte di LSS e poi diventa linea guida di riferimento. Anche se questa potrebbe essere una lettura superficiale, ma nell'insieme della legge Gelli viene detto che sostanzialmente nel momento in cui io non seguo quella che è una linea guida ufficiale posso essere passibile di rispondere della mia opera di medico. Ora, io ovviamente non so ancora come sarà il testo definitivo, ma siccome ho l'onore in questo momento di essere presidente pro tempore di una delle principali società scientifiche della biologia italiana, so come la pensiamo sulla base delle evidenze, alcune delle quali tracciate anche sottolineate dal dottor Buzzanti.
la pensiamo nel senso di dire che personalmente io non prescrivo più sul fornitore, ma che possono essere, diciamo, ammesse solo, forse, io non sono d'accordo anche con questo, in condizioni nelle quali tutt'altro fallisce o ci siano pesanti controindicazioni per ciascuna delle alternative terapeutiche. E pazienti che abbiano controindicazioni o che non tolgono nessuna delle altre alternative sono veramente, veramente pochissimi. Anche perché le società scientifiche internazionali e noi con loro sostengono che nel momento in cui il paziente abbia un rischio cardiovascolare alto o altissimo, e il 70-80% delle persone con diabete purtroppo ricadono in questa categoria, o se il paziente ha già una malattia cardiovascolare, e tra il 25-30% delle persone con diabete purtroppo ricadono in questa categoria, deve essere trattato con un farmaco della classe innovativa. Quindi se io non faccio questo, nel momento in cui anche le prossime linee guida saranno ufficiali, Gerardo Medea, quando non scrive questo, commette una violazione della legge per la quale potrebbe essere perseguito. Allora noi non possiamo continuare a permettere che questo stato di cose vada avanti. Non è questa l'unica cosa che riuscirà a risolvere quella che è una necessaria integrazione della specialistica e della medicina generale nell'assistenza alla persona con diabete, e c'è tutta la nostra volontà, come so esserci la volontà Gerardo, di Claudio, che vedo essere comparso adesso in collegamento, e della medicina generale, di fare. L'abolizione dei piani terapeutici non risolve completamente questo problema, ma così come la situazione, per le cose che abbiamo appena detto e esposto, la presente situazione è una aberrazione della ragione, e di aberrazione della ragione francamente non abbiamo bisogno. Vi ringrazio. Professor Consoli, solo una domanda: chi è che sposta sempre avanti di un metro l'asticella, per quale motivo? Allora, io questo non lo so, perché sono da quest'altra parte del campo. Non lo sa, non lo vuole dire? No, non lo so, onestamente. Io sono convinto, la opinione che mi sono fatto è che questo faccia parte delle affermazioni di Newton, che sosteneva che l'inerzia è la forza più potente dell'universo, che domina l'universo. E quindi che sostanzialmente di fronte a qualunque cambiamento si oppongano poi le forze dell'inerzia, che spesso e volentieri non hanno neanche un nome o un cognome definito. Ma nel momento in cui la deliberazione viene palleggiata fra diversi attori, ci sarà sempre l'attore che purtroppo non ha il coraggio di fare il passo. Io non sono convinto che il CTS dell'AIFA sia preoccupato. Io non sono convinto che l'AIFA regni contro. Anzi, per le interlocuzioni che sono riuscito ad avere con l'AIFA, io vedo il contrario. Io vedo che l'AIFA sostanzialmente, culturalmente, il CTS dell'AIFA è estremamente disposto a venire incontro a questo. È verosimile che ci siano, tra il convincimento culturale e la effettiva capacità di liberare, degli ostacoli nel mezzo. Poi, secondo me, c'è anche a qualche livello una forma di scarsa competenza. Perché alla fine della fiera, siccome il nostro pallino è l'appropriatezza, siccome il nostro desiderio, noi vogliamo tracciare quello che facciamo, ma quale maniera migliore di tracciare esiste se non quella di fare in modo che la prescrizione del farmaco, qualunque esso sia, sia vincolata a caratteristiche del paziente riscontrabile? Che vuol dire? Vuol dire che se io elaboro una nota, un piano, come vogliamo chiamarlo, su un portale, su una piattaforma messa a disposizione dall'AIFA o da chi per lui, ma che sia nazionale e non regionale, che succhia, importa i dati del prescritto, della persona a cui io prescrivo, io o Gerardo o Claudio, un farmaco direttamente in questo portale, e me lo mette in un database. Dopo, chiunque abbia accesso al database, che ovviamente deve essere protetto, avrà la capacità di andare a vedere da qua a un anno che cosa è successo a quelle persone, avendo anche tra l'altro una importantissima fonte per fare cultura scientifica.
Noi questo stiamo andando a fare, lo andremo a fare tra poco, con un penosissimo e durissimo lavoro di stalking delle diverse agenzie regionali sanitarie per cercare di riuscire a trovare fra i 21 fascicoli sanitari differenti che esistono in Italia, 18 le quali non funzionano, le informazioni che ci servono. Ma sarebbe tanto più semplice organizzare un sistema come quello che ho appena detto, che è tecnicamente realizzabile con un costo basso, che stiamo proponendo alla commissione tecnica della, cioè all'ufficio informatico dell'AIFA da un anno e mezzo, e che purtroppo non si realizza. Professor Consoli, quello grazie che fa AIFA con i registri. Scusami, Claudio, dobbiamo dare la parola a Stefano Nervo. Ma volevo solo dire quello che fa AIFA con i registri. Scusa? I registri AIFA hanno questo compito sui farmaci innovativi, sui farmaci oncologici, è quello che fa normalmente. Sì, cioè. Sì, ma se non lo fanno in maniera elettronica, diventano invece di essere un mezzo di informazione culturale e di sorveglianza scientifica, diventano un mezzo di carbon prescription. Noi non possiamo sottrarre ulteriore tempo burocratico sia allo specialista che al medico in generale. Noi abbiamo tutta la tecnologia necessaria per riuscire a storare e a raccogliere l'informazione che ci serve. Abbiamo tutta la tecnologia necessaria per far sì che questo avvenga in maniera immediata e senza lavoro aggiuntivo. Dobbiamo trovare 4 persone che si prendano il compito e implementino questa cosa con un costo umano, e quindi senza speculare sopra, come in alcuni casi è successo. Stefano Nervo, sì. Prego. Visto che il dottor Consoli ha parlato anche di inerzia, l'inerzia terapeutica, anche se ovviamente definita in maniera differente, è un tema molto caro al dottor Paolo Di Bartolo. Io vorrei provare a dare la parola a lui per vedere qual è la sua posizione come presidente dell'Associazione Medici Diabetologi e oltre alla sua posizione anche quella, diciamo, della società scientifica che lui rappresenta, prima di dare magari la parola invece al dottor Cricelli, che rappresenta sì un'altra società scientifica, ma è quella proprio dei medici di famiglia. Quindi passiamo da SID ad AMD in maniera tale da completare un attimo il quadro della situazione. Paolo, a te la parola. Il microfono spento. Ho detto grazie Stefano e ti ringrazio perché mi stavo deprimendo, perché mi vedevo un attimo in un angolino come presidente dell'Associazione Medici Diabetologi, che insieme alla Società Italiana di Diabetologia, insieme alla SIMGE, insieme a Diabete Italia rappresentano la rete degli interlocutori per le istituzioni. Noi siamo una rete e siamo composti da 3 società scientifiche e un'associazione che accoglie dentro di sé le più importanti associazioni di pazienti e alcune società scientifiche. E quindi l'essere ascoltato per me ha un grande significato, essere ascoltato insieme a Claudio e insieme a, ovviamente ad Agostino. Quanto ha detto Agostino è da sottoscrivere, è evidente che non possiamo tralasciare la considerazione del momento che noi stiamo vivendo. Non siamo in una situazione di pace, siamo in una situazione di guerra. Agostino e Claudio sanno che l'interlocuzione con AIFA è costante, ovviamente tentiamo di sollecitare attraverso quelli che sono i nostri contatti il più frequentemente possibile AIFA per ottenere un riscontro su questa partita, che è la partita dell'allargamento alla prescrizione dei farmaci per la medicina generale e, ove possibile, immaginare addirittura l'abolizione di alcuni piani terapeutici. Quello che viene ribattuto è che questo tema è un tema all'ordine del giorno in ogni riunione, ma che sistematicamente la situazione emergenziale che noi stiamo vivendo, ahimè, dà delle spallate a questo tema per poter lasciare spazio, come voi ben sapete, agli aspetti che sono quelli della campagna vaccinale. È indubbio che ci si deve muovere. Io sono molto fiducioso, guardo sempre il bicchiere mezzo pieno e non quello mezzo vuoto. Spero vivamente che a giugno, fine giugno, noi si possa iniziare questa nuova, chiamiamola così,
avventura. Come ci siamo anche confrontati ieri, sempre con Agostino, nel corso di un altro incontro, credo fortemente che il tema della rete, la rete di assistenza clinica a favore delle persone con il diabete, rete che è costituita da nodi che vedono le diabetologie, i grandi centri, gli importanti centri iperspecialistici di diabetologia, i piccoli centri, la medicina generale, deve essere tenuta unita da connessioni, ovviamente la digitalizzazione, ma una delle connessioni è la possibilità di poter prescrivere, di avere una pari dignità di prescrizione. E a questo punto il diabetologo, per quello che può fare, noi rappresentiamo la diabetologia, ovviamente darà un suo contributo non solo per prescrivere nel paziente giusto, ma anche per aiutare la medicina generale a sviluppare velocemente le competenze, le conoscenze per ben prescrivere questo tipo di farmaci. Questa è la mia visione. Speriamo ovviamente nell'arco di pochissimo di trovarci nella condizione, come diceva Agostino, di non ridiscutere nuovamente di questo tema. Abbiamo 3 mesi, aprile, maggio, giugno, e io spero ovviamente che questo sia l'orizzonte temporaneo all'interno del quale tutto potrebbe avvenire. Bene, credo che sia arrivato quindi il momento è proprio quello giusto dopo le opportune introduzioni di scenario e quelle dei due colleghi delle società scientifiche consorelle, diciamo, della gestione del diabete dell'Ito, di sentire quello che è stato fino adesso il convitato di pietra, cioè la medicina generale, che è stata tante volte citata già in questa introduzione, e quindi siamo quelli che viviamo direttamente questi problemi sul campo, sul territorio, nella gestione dei pazienti. Quindi sentire dal presidente Griselli, con il quale da anni ci occupiamo non soltanto del problema della prescrizione dei farmaci per i diabeti, ma di tutto il complesso sistema delle note, dei piani terapeutici che ci hanno creato nel corso di questi lunghi anni tanti problemi. Forse lo ricorderà anche il presidente Griselli, ricordo gli anni in cui abbiamo ferocemente, nel senso scientifico, notamente discusso di nota 13 delle statine, abbiamo ferocemente discusso della nota 48, che ci hanno creato tanti problemi dal punto di vista delle limitazioni prescrittive. Adesso abbiamo questo grosso, gravissimo, grave dal punto di vista professionale, dico per fortuna ci sono anche cose più gravi di queste, ma comunque professionalmente è molto pesante. Quindi sentire l'opinione del presidente Griselli di come noi viviamo quotidianamente questo problema è estremamente interessante per tutti e per introdurre la discussione successiva. Claudio, quando vuoi. Sì, grazie Gerardo. Scusatemi, ma io sto lavorando con mezzi di fortuna perché sono fuori casa, però non potevo mancare. Allora, per chi mi conosce sa bene che una delle poche cose che non dovrebbero tecnicamente avvenire a me e che io resti senza parole. Io non ho più niente da dire. Stasera stavo per non partecipare dicendo: ma cosa gli vado a dire? Le solite cose. 15 anni di ragionamenti, no? E poi so benissimo che poi tutti i ragionamenti, tutte le evidenze, tutte quelle cose che fanno parte della logica comune dell'uomo della strada sono già state presentate, sono già state dette. Siamo di fronte chiaramente ad una imperfezione del sistema. Il sistema dovrebbe giudicare sulla base, come facciamo noi, credo che ci sia Federico Gelli da qualche parte in questo webinar, io saluto Federico, io faccio parte del comitato scientifico della sua fondazione, e uno dei nostri obiettivi è quello di applicare quella legge, che è una legge di civiltà giuridica, di una civiltà sociale, di civiltà democratica. I cittadini di questo paese hanno diritto ad avere le migliori cure possibili, a prescindere, non a prescindere dal costo, ma a prescindere dal non beneficio. Eppure questa legge è largamente inapplicata, e non è soltanto inapplicata nel settore di cui stiamo parlando, ma è totalmente non applicata. E perché? Perché non si dà il privilegio in questo paese a selezionare sulla base di evidenze, ovviamente, le cure migliori? Perché si è attribuito ad un'agenzia regolatoria, di cui io non contesto il ruolo ovviamente,
il compito di definire non tanto il prezzo, ma quanto la rimborsabilità del farmaco, prescindendo dalle linee guida. Le note e i registri di AIFA, c'è scritto, lo trovate sulla pagina dell'AIFA, non costituiscono le buone pratiche, non costituiscono le linee guida di questo paese, non sono le indicazioni alle quali si devono attenere i medici per l'utilizzazione del farmaco. E già questo è un paradosso, ma questo è stato il mandato affidato ad AIFA. E a nulla, nulla questo, a nulla vale di tentare di dimostrare che l'impiego di farmaci più recenti, che non erano stati nemmeno scoperti nel 2000, possa in maniera radicale e sostanziale modificare l'evoluzione della malattia, possa modificare quella che viene impropriamente chiamata la memoria metabolica. È chiaro che se curiamo male e tardi le persone, questi stanno peggio, muoiono di più e con più complicanze. Ma non c'è bisogno, con tutto il rispetto per gli amici che si occupano di economia, questa è l'economia del buonsenso. Se noi abbiamo dei farmaci che sono impiegati in tutto il mondo e tutti li adoperano, e soltanto noi, con delle argomentazioni pretestuose, impediamo a un solo gruppo di persone di adoperarli, perché badate, non a tutti, quindi quei farmaci vengono considerati efficaci. Quindi la limitazione ad una categoria di persone, peraltro quella più controllata, quella che genera ormai in automatico la prescrizione, correlandola ad una serie di fattori verificabili, perché chi conosce il meccanismo di generazione e di invio della ricetta dematerializzata sa benissimo che Sogei riceve non un foglio di carta, non un documento contabile, ma riceve tutta una serie di considerazioni nelle quali può entrare addirittura nel merito della propria pezza. Perché questo avviene? Io credo perché c'è un residuo dal Cretaceo, secondo il quale i farmaci costosi sono farmaci il cui costo non dipende dall'efficacia e dal beneficio, ma dipende dal fatto che le aziende li fanno pagare troppo, che i medici di medicina generale non bisogna farli prescrivere, perché nella testa di alcune persone, vi garantisco che ne sono certo, c'è il concetto che se questi farmaci vengono messi nelle mani della medicina generale, che viene considerata come i paria, quindi una gruppo di medici totalmente incompetenti, incapaci di intendere, di volere, di decidere, che è esattamente l'opposto di quello che è avvenuto alla medicina generale negli ultimi 30 anni, anche grazie a noi. Ecco, questi farmaci messi nelle mani dei medici dalle aziende, attraverso meccanismi di spinta, di propaganda, eccetera, vengono prescritti in maniera assolutamente non appropriata. Questo è il vero limite culturale di quello che sta accadendo, e se noi non rimuoviamo questo limite è inutile parlare di silos, è inutile parlare di prove di efficacia. Voi sapete benissimo che noi abbiamo strumenti potentissimi, sappiamo perfettamente tutto quello che succede ad ogni cittadino di questo paese, perché sta nelle nostre cartelle cliniche, lo tracciamo, raccogliamo dati, ce li scambiamo tra associazioni, all'interno delle associazioni si occupano di diabete, tutte, nessuna esclusa, da molti anni ormai non esiste più nessun distinguo, non esistono più considerazioni difformi, siamo tutti in grado di stare al nostro posto, sappiamo benissimo dove termina la nostra competenza e dove bisogna. Con Gerardo Medea, mi ricordo nel 2009, ti ricordi, una mattina andammo a trovare chi era ministro? Fazio. E gli presentammo uno schema che avevamo concordato, dicendo: guardate, noi ci occupiamo di questo perché è logico occuparsi di questo, poi naturalmente c'è un momento, c'è una zona di transizione in cui il paziente ha bisogno di un'integrazione specialistica, poi dopo c'è una fase in cui è tipicamente, non esistono più questi due, non c'è più, questa è una questione su cui non c'è più nulla da dire. Io trovo, voglio dire, utili, necessari incontri come questo, malgrado tutto, ma li trovo anche, voglio dire, per noi tristissimi, perché siamo costretti a ripetere per la millesima volta dei concetti che vanno a scontrarsi contro un muro di gomma, e non c'è argomentazione che possa reggere se non cambia la cultura di fondo di questo paese. I medici non sono venduti, le aziende non cercano di convincere i medici a prescrivere i farmaci che non servono.
I farmaci vanno approvati e se sono efficaci bisogna consentire che tutti i cittadini di questo paese e tutti gli operatori sanitari, a condizione che abbiano un percorso, un processo di formazione, li adoperino. Se le buone pratiche cliniche, se le linee guida internazionali vengono recepite in questo paese, esse sono l'indicazione assoluta nei confronti della quale non si può derogare. Non si può derogare per motivi economici, non si può derogare per motivi burocratici, non si può derogare per nessuna altra questione. Anche perché, e concludo, vedete, tutto questo gioco viene fatto senza l'oste. Chi è l'oste? Beh, è quello che, guardate, in questi giorni verrebbe da pensare, a proposito dell'impiego di altri farmaci, vaccini, che se qualcuno si prendesse il compito di pesare quanti anni di vita stanno perdendo le persone che non sono state vaccinate, e secondo me, Federico Gelli, ne dobbiamo parlare, qualcuno prima o poi questa questione la prenderà in mano. Che qualcuno potrebbe legittimamente sentirsi, no? Come dire, di aver subito una lesione, perché quella lesione, quel danno alla salute, quel decesso, poteva forse essere evitato da una diversa politica. Figurate se qualcuno, un cittadino, decidesse di reclamare per sé il diritto alla cura, non in dipendenza di un farmaco che non viene concesso perché è inefficace, ma di un farmaco cui non può accedere perché è stata praticata una selezione del tutto fittizia sulla base dell'operatore sanitario che lo può erogare, cosa succederebbe? Allora, io vorrei concludere con una nota d'ottimismo. Noi sappiamo che alcuni processi sono avviati da molto tempo. I tre moschettieri più D'Artagnan, che sarebbe Medea, ormai si sentono. Non lo dovrei dire, ma lo dico. Abbiamo addirittura una chat, nella quale ci scambiamo dei messaggi. Abbiamo perfezionato dei meccanismi software, le nostre cartelle cliniche sono pronte e sono pronte soprattutto a fare quelli che gli autori americani, inglesi chiamano accountability, che vuol dire la rendicontazione. Noi siamo pronti a rendere conto di tutto quello che facciamo, perché nessuno possa sospettare che il giorno dopo l'approvazione di un farmaco, l'abbiamo già detto, praticamente quasi a scadenza di brevetto. Io mi ricordo la mattina in cui, per esempio, venutamente fui invitato a Londra in un advisory board, io e Vincenza Fella, al Museo di Storia Naturale di Londra. Era il 2007-2006. Ci presentarono il dapagliflozin. Sono passati 16 anni e siamo ancora a parlare di farmaci innovativi che tutto il mondo adopera. Ecco, io sono convinto che questa trasformazione di cultura oggi sia pronta, che non sia consentito ai medici di prescrivere, perché noi stiamo scambiando il soggetto con il complemento oggetto, che sia consentito ai cittadini di ricevere le cure migliori in adempimento di una legge che è a sua volta in adempimento di un concetto basilare del vivere civile. Quindi io spero che questa volta la situazione si risolva, perché io ve lo dico in tutta franchezza, la nostra pazienza è definitivamente conclusa e se non avviene qualcosa oggi dovremo pensare a smuovere questo sistema, non soltanto per i farmaci, per il diabete, perché sapete che ci sono due note che sono in attesa, e perché abbiamo il problema della BPCO e altri farmaci, ma perché è arrivato il momento di dire che questo gioco è concluso e che lo sostituiamo con un gioco diverso, che è il gioco della verità scientifica, che è il gioco delle evidenze e del conteggio dei benefici di salute e dei malefici di salute, cioè della negazione dei benefici di salute che questi atteggiamenti e questi comportamenti stanno determinando. Io vi devo lasciare purtroppo ora perché ho un altro incontro, poi vado alla radio, però devo ribadire il concetto. Sono molto contento che al di là di questo, intorno a questo tema, si sia creato paradossalmente una straordinaria intesa dei professionisti. Ormai io ritengo, e lo dico pubblicamente, che il mondo della medicina, il mondo della sanità, il mondo delle persone che gravitano intorno a questi temi abbia una cultura, una serietà assai più avanzata di quanto qualche volta la politica e l'organizzazione sanitaria non sia in grado di dimostrare. E lo dico con orgoglio. Quindi grazie a tutti i presenti per quello che fanno.
Claudio, io ti devo trattenere un attimo perché sei prezioso per una serie di informazioni che poi la cosiddetta periferia, come tu sai, si chiede ma cosa stanno facendo quelli là che hanno la possibilità di parlare con questo o quell'altro e risolvere questo problema, no? Qualcuno ha già scritto in chat fatti e non parole. Allora tu molte cose le hai già dette e magari in maniera, se mi permetti, non disordinata, ma nel senso citandoli qua e là, cioè delle cose che noi concretamente come professione insieme agli amici diabetologi abbiamo fatto in questi anni per risolvere questa annosa e lunghissima questione. Tu puoi dare appunto la cosiddetta parola di speranza e riassumere brevemente tutto quello che noi abbiamo fatto e che era nelle nostre possibilità per risolvere e affrontare il problema dal punto di vista delle collaborazioni scientifiche, della tecnologia, perché c'è anche un aspetto tecnologico, no, che stiamo curando anche se non si vede per risolvere il problema, e soprattutto dal punto di vista dei contenuti, della scienza, no, della conoscenza e dell'informazione rispetto ai verso i medici. Ecco, cosa puoi dire a questi colleghi che già ci scrivono fatti non parole? Io ringrazio questi colleghi che, come al solito, naturalmente usano le frasi fatte pensando di essere, voglio dire, saccenti. Fatti e non parole. Ma mica li dobbiamo fare noi i fatti, le parole. Quali parole? Noi stiamo mostrando evidenze. Noi abbiamo raccolto in questi 38 anni tutte le evidenze possibili e immaginabili. Noi conosciamo uno per uno i nostri pazienti. Di ciascuno abbiamo creato e siamo in grado di tracciare un profilo. Di ciascuno sappiamo esattamente qual è l'evoluzione. Noi facciamo audit e ricerca, e questa ricerca è una ricerca pubblica, e i dati che noi possediamo e abbiamo raccolto autonomamente, senza alcun contributo da parte di nessuno, fatti e non parole e non chiacchiere, come è troppo facile fare in una chat, li forniamo ad AIFA, perché questo voi non lo sapete. AIFA ci chiede tutti i dati di consumo e noi glieli forniamo. Tutti gli strumenti tecnologici in grado di far vedere esattamente qual è la popolazione eleggibile, chi avrebbe diritto, chi riceve i farmaci, chi non li riceve, come si stratifica nella popolazione, vengono forniti da un solo centro in questo paese. Questo centro, il centro di ricerca della Singe, è il SERCH, che non ha mai avuto una lira di finanziamento da parte di nessuno, che lavora col contributo gratuito di migliaia di medici, e questi sono i fatti, non le parole. Le parole le fanno gli altri, o meglio, gli altri tacciono. Non solo, ma dovete sapere che le cartelle cliniche dei medici sono già pronte. Utilizzando l'attività quotidiana dei medici, quindi la capacità di raccogliere le informazioni e di introdurle nelle cartelle cliniche, di compilare i piani terapeutici senza nessun problema. Vogliamo vedere quali sono le caratteristiche di eleggibilità e i criteri di eleggibilità per la prescrizione di un inibitore degli SGLP2. Lo sappiamo tutti, cosa ci vuole? No, sono le informazioni cliniche che i medici posseggono per definizione, sono gli esami di laboratorio che fanno, sono la biometria che vengono raccolti, e questa giace nella cartella clinica, ed è sufficiente semplicemente impostare un programma che è già pronto, e che qualcuno bisogna che lo riceva. Se qualcuno vuole sapere se noi prescriviamo in maniera appropriata, rispettando le indicazioni, i criteri di eleggibilità, non c'è problemi, perché Sogei riceve da noi non soltanto una stringa contenente il nome del farmaco, ma tutta la stringa che possiamo associare, quindi tutti i dati che dicono perché quel paziente è stato identificato secondo i criteri prescrittivi di AIFA regolatori, è stato identificato come idoneo ed eleggibile a ricevere quel farmaco. Questi sono i fatti. Chi chiacchiera di fatti e non di parole, per favore, impari a conoscere cosa abbiamo fatto in 30 anni. Non siamo noi ora che dobbiamo fare i fatti. Qualcuno deve spiegare perché ad alcuni professionisti di questo paese non è consentito di prescrivere dei farmaci che in tutti i paesi del mondo vengono prescritti, ma ce lo deve spiegare. Questi sono i fatti, la spiegazione di fatti che avvengono o che non avvengono. La tecnologia è pronta. Se domattina qualcuno ci darà il via, ci desse il via congiuntivo, noi siamo pronti ad attivarla nelle cartelle cliniche di 30.000 medici italiani, quelle che siamo in grado in qualche maniera, alle quali siamo in grado di contribuire con lo sviluppo. Ricerca scientifica, pubblicazioni, volete sapere i dati, di qualunque cosa, di dettaglio, uno per uno, cittadino per cittadino, fatti
non chiacchiere. Questi ce li abbiamo, se qualcuno ce li chiede, glieli mostriamo. E questo, badate, non l'abbiamo fatto da soli, l'abbiamo fatto con gli amici della SID, con gli amici della MD, con gli amici di Diabete Italia, perché è un percorso lunghissimo di integrazione di dati, di interoperabilità dei dati, che noi siamo in grado di esibire. Fatti e non chiacchiere, per cortesia. Bene, grazie mille dottor Cricelli, perché direi che l'intervento è stato molto chiaro. Nervo, posso fare una domanda a Cricelli, per favore? Prego, prego. Cricelli, ciao, sono Zanon. Ciao, Harold, buonasera. Ascolta, AIFA è un ente regolatore di diritto pubblico che opera secondo l'indirizzo della vigilanza del Ministero della Salute, certamente con autonomia, trasparenza, economicità, in accordo con le regioni, l'Istituto Superiore di Sanità e così via. La domanda è questa. Ci aveva già provato la Lorenzin. Come fa AIFA a non ottemperare quello che è un desiderio del Ministero della Sanità? Tra l'altro il direttore generale di AIFA è nominato al Ministro della Sanità, che quando dice che bisogna spostare sul territorio la cura delle patologie croniche, AIFA invece sposta, come diceva Consoli, sempre l'asticella un pochino più in avanti. Come può farlo? Perché non gli compete. Cioè, può competere, gli compete chiaramente la decisione dal punto di vista scientifico e del cosiddetto prezzo del farmaco per l'accesso del farmaco a livello italiano, così come qualunque ente regolatore. Ma non è un problema suo la sostenibilità, a meno che non ci siano problemi scientifici, come hai detto tu, ma che chiaramente non sono assolutamente dimostrabili. Ecco, perché secondo te AIFA non ottempera quello che si dice i ministri della sanità hanno provato precedentemente? Bene, ti rispondo di dottrina. I professori universitari hanno un'abitudine, quando gli viene fatta una domanda dicono: scusatemi, è inutile me la chiediate, è scritto nei libri. E il perché AIFA si comporta in questa maniera è scritto nei libri. AIFA non è un'agenzia regolatoria di costi, perché l'atto istitutivo di AIFA non riguarda i costi. Il costo della spesa farmaceutica non è nella potestà di AIFA, è un valore imposto ad AIFA da un accordo, il famoso accordo Tremonti, che fissò allora nel 16% la percentuale complessiva della spesa farmaceutica in rapporto alla spesa sanitaria del Fondo Sanitario Nazionale. E quello il primo elemento. AIFA non può fare nulla, e lo dico a giustificazione di AIFA. AIFA non controlla il costo del farmaco. Il costo del farmaco è un costo complesso, no? È fatto di tante variabili. Perché AIFA non può sfondare i silos? Perché non è suo compito quello di modificare i silos. L'accordo fu fatto con Farmindustria e secondo me ancora Farmindustria lo difende quell'accordo, perché quella percentuale fissa in qualche maniera serve a garantire che ci sia una allocazione per la spesa farmaceutica che non dipende dall'efficacia del farmaco, quindi non viene riconsiderata e rinegoziata di volta in volta, salvo le percentuali. Quindi, essendo AIFA un'agenzia di prezzi e non di costi, perché se AIFA avesse avuto il compito di essere un'agenzia di costi, allora potrebbe entrare nel merito, no, di quanto risparmio si generi attraverso l'uso di molecole e di farmaci nuovi in rapporto per esempio alla spesa farmaceutica, alla spesa per ricoveri, alla spesa per esami di laboratorio, alla spesa specialistica. Questo non è nella potestà di AIFA, e lo dico a difesa di AIFA, perché in sostanza poi sì, ogni tanto noi ce la prendiamo con l'agenzia regolatoria, ma dobbiamo ricordare che se il ministro della salute, io quel giorno mi ricordo era a Roma quando la Beatrice Lorenzin, che ho sentito la scorsa settimana, mi ha telefonato, mandò quell'accorato appello e io gli dissi: Beatrice, ma servirà qualcosa? Stava per finire la legislatura. E lei mi disse: no, ma è un segnale. Perché il ministro deve lanciare un segnale che però non è dispositivo? Perché in realtà, essendo un'agenzia di prezzi, i padroni di AIFA non sono il Ministero della Salute. I padroni di AIFA sono Agenas, indirettamente, sono le regioni che governano la composizione del prezzo, il famoso comitato dei prezzi, e sono naturalmente il Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il vero
convitato di pietra, no? Il vero, diciamo, vero padrone, perché è quello che deve garantire l'allocazione delle risorse. Allora io credo che per liberare AIFA, per consentirgli di lavorare più liberamente e più serenamente, occorra andare alla radice di questo problema, che non è il problema quando sarà consentito la prescrizione dei farmaci di qualunque tipo alla medicina generale, non è questo, ma sono gli impedimenti e le tecnicalità che hanno ingessato AIFA in un ruolo che non è quello di regolatore dei costi, ma di regolatore dei prezzi, perché all'interno di un'allocazione fissa percentuale rispetto al fondo sanitario, anche se non esiste più, c'è soltanto la possibilità di modulare i prezzi. Tutto ciò che avviene, costi al di fuori della prescrizione del farmaco, non è nella potestà di AIFA e né nella potestà di chi. E qui si aprirebbe un lungo discorso che io non intendo fare. Regioni, Ministero delle Famiglie e delle Finanze, bilanci regionali e altre simili amenità. Non so se ho risposto, ma spero di sì. Bene. Sì. Scusa Gerardo, ti lascio la parola. Solo una... Amici, vi devo salutare, grazie a tutti e un caro abbraccio. Grazie mille. Beh, niente, dai, Gerardo, prosegui tu, dai, dopo riprendiamo. Bene, dobbiamo introdurre il gradito intervento di Federico Gelli, che è stato già peraltro citato e chiamato in causa. Credo che anche il suo intervento è molto opportuno, è molto, molto sentito, molto, molto atteso anche da parte mia. Peraltro in questi giorni, dottor Gelli, la professione ha discusso molto, parto un po' dal problema Covid, insomma, perché è un problema tuttora presente, insomma, lo stiamo vivendo in maniera, come sa, intensa come professione, anche sul territorio. E quindi si è discusso anche di scudo penale per i medici vaccinatori. Ecco, mi ha molto colpito la dichiarazione che ho letto sugli organi di stampa, perché lei era un po' perplesso, non tanto nel merito, perché naturalmente siamo tutti d'accordo, no, sul creare uno scudo per i medici vaccinatori, perché questo sicuramente, se non fosse, potrebbe creare un ostacolo, una barriera alla campagna vaccinale. Ma quanto nella sostanza, perché secondo così la sua opinione, la legge che porta il suo nome, la legge 24, copre già abbondantemente i rischi dei medici vaccinatori. Perché se il professionista si è comportato in maniera corretta, evidentemente non deve temere nulla. Allora io appunto le chiedo a questo punto, secondo lei si può applicare lo stesso ragionamento anche per tutto il problema che stiamo discutendo qui già da un'ora e mezza? Cioè, se un medico di famiglia non può prescrivere un farmaco che le linee guida è vero ritengono essenziale, importante, perché certi pazienti ne hanno di bisogno, ecco, non rischia nulla in quanto c'è una norma AIFA che gli impedisce di fare questa prescrizione, o non è proprio così? Ecco, che cosa ne pensa? E sono molto curioso veramente di sentire questa sua opinione. Prego, dottor Gelli. Grazie, grazie dell'invito. Molto interessante questo dibattito. Devo dirvi che, come diceva l'amico Claudio Criscelli, è un argomento che sentiamo dibattere da moltissimo tempo ed è veramente disarmante apprendere che non è cambiato nulla rispetto a quando io ero in Parlamento, e questo argomento dell'utilizzo dei farmaci innovativi contro il diabete a disposizione, diciamo, anche del medico di famiglia sembrava quasi una cosa scontata. Addirittura, se mi ricordo bene, facemmo anche degli ordini del giorno, delle mozioni parlamentari, insomma, però il problema non è mai stato risolto, e questo è un fatto veramente disarmante. Però arrivo a rispondere alla domanda che Gerardo mi faceva, perché mi sembra molto stimolante e molto interessante. Innanzitutto devo dire che quando abbiamo scritto la legge 24, non avremmo mai pensato che ci potevamo trovare di fronte ad una pandemia, ad un rischio
così importante, così estensivo, non solo ovviamente per la categoria della nostra attività professionale, ed esercente la professione sanitaria, ma che avesse un coinvolgimento così enorme dell'umanità e, e del mondo intero. Quindi sicuramente possiamo dire che quella legge ha aperto culturalmente alcuni principi innovativi che per molti anni erano rimasti nel cassetto, erano rimasti nelle buone intenzioni di qualche legislatore o di qualche parlamentare medico che cercava di introdurre cambiamenti nel sistema. Lo stesso Balduzzi provò con un emendamento ad un articolo di un decreto omnibus che però nella sostanza non ha mai funzionato granché. Io credo che l'attualità della legge 24 è estremamente forte in un momento come questo. Non è un caso che giustamente veniva fatto un richiamo alla tutela degli operatori sanitari che sono in qualche modo chiamati a svolgere un lavoro straordinario nella campagna di vaccinazione. Per me, per quanto mi riguarda, lo ho già detto, io credo che noi dovremmo in qualche modo, avevo prospettato anche un emendamento qualche mese fa durante la prima fase pandemica al ministro Speranza, l'attenzione dovremmo maggiormente rivolgerla più che ai vaccinatori, certamente anche loro che possono incorrere, ma se capiamo bene l'atto sanitario in quanto tale è di una elementarità, di una semplicità estrema, che possa derivare una conseguenza dall'atto vaccinale, magari la conseguenza dall'atto vaccinale può essere conseguenza di cosa si inocula dentro l'organismo, ma non certamente è colpa del responsabile di chi fa quell'atto sanitario. Per cui la mia preoccupazione è sempre stata quella di capire che durante questa fase pandemica gli operatori sanitari maggiormente esposti a contatto di pazienti Covid positivi che vivono in prima linea dovessero in qualche modo tutelarsi e garantirsi rispetto a quello che stava avvenendo. Perché? Perché la legge 24 si basa sulle evidenze scientifiche, si basa su quei principi fondamentali di individuazione della responsabilità sia civile che penale, riconducibili a quanto di meglio esiste a livello ovviamente di ricerca scientifica, di buone pratiche clinico-assistenziali, di linee guida appunto, che il mondo scientifico può aver prodotto in questi periodi, in questi tempi. L'attenersi a quanto di meglio è stato prodotto, elaborato a livello scientifico nazionale e internazionale, vuol dire in qualche modo dare uno strumento in più al professionista per poter dire di aver fatto tutto quello che era nelle sue condizioni di poter fare e quindi non incorrere a certi livelli di responsabilità che ovviamente ci possono sempre essere legati ovviamente a, quello che noi definiamo colpa, quello che noi definiamo colpa lieve, colpa media, che è la stragrande maggioranza dei rischi che, in cui può incorrere un professionista. L'argomento però, per focalizzarlo rispetto al tema di oggi, non è tanto, come dire, capire se la norma è pienamente applicata oppure no, o era necessario integrare la legge 24 con una norma ad iuvandum per potenziare questo livello di tutela di garanzia per gli operatori, che siamo stati chiamati eroi, qualche minuto dopo però siamo stati chiamati già a rispondere nelle aule del tribunale, e quindi è un po' la distorsione del nostro sistema italiano. Per cui sicuramente questo aspetto c'è nella sua totalità, al di là del termine che io non preferisco, e cioè dello scudo penale. Nessun scudo penale. A mio avviso si trattava di definire durante la fase pandemica e solo durante la fase pandemica, ad esclusione della fase pandemica, un livello di tutela di garanzia al professionista legato alle sue responsabilità in riferimento ovviamente al suo comportamento, agli errori che può commettere, chiamato in qualche modo a svolgere spesso una funzione difficile, magari non appropriatamente preparato e formato per curare questo tipologia di pazienti, in assenza di linee guida, in assenza di buone pratiche clinico-assistenziali, perché questa malattia ancora oggi
non la conosciamo, non esistono linee guida, non esiste buone pratiche cliniche assistenziali, esiste qualcosa alla luce della dura esperienza di prima linea che in questi mesi abbiamo costruito. Ma l'argomento più importante, secondo me, per calarlo all'interno del dibattito di oggi pomeriggio è quanto le linee guida previste dalla legge 24 e il sistema nazionale linee guida che abbiamo introdotto con la legge può in qualche modo diventare l'unico vero riferimento di comportamento e di correttezza del comportamento del professionista. Io credo di sì, perché è una legge nazionale che lo dice, non è un'indicazione dell'AIFA, non è una indicazione di un protocollo diagnostico terapeutico, non è una indicazione terapeutica regionale, è una legge nazionale che dice al professionista: guarda, te hai da rispettare quelle che possono essere le buone pratiche cliniche assistenziali e le linee guida accreditate a livello nazionale e internazionale. Per la tua responsabilità devi fare riferimento ovviamente alle linee guida definite e accreditate dal sistema nazionale linee guida costituito con la legge 24 e che il sistema dovrebbe aver elaborato e costruito. Lasciamo perdere il fatto che ci sia un ritardo, purtroppo c'è un ritardo nella scrittura di queste linee guida. Le società scientifiche non tutte sono state in grado di poterle elaborare, alcune lo hanno fatto, altre un po' meno. Avevamo messo delle risorse disponibili per aiutare le società scientifiche a fare questo duro e difficile, che complicato sistema di elaborazione delle linee guida, perché devono diventare un riferimento per qualunque professionista si misuri rispetto a quell'attività specialistica, ma soprattutto per qualunque giudice chiamato a giudicare il comportamento di un professionista. Bene, allora, se il ragionamento è il prescrivere farmaci innovativi, che sicuramente sono previsti dalle linee guida internazionali e che a mio avviso devono essere richiamate anche in quelle elaborate dal sistema nazionale linee guida, promosso e in qualche modo sostenuto dalle società scientifiche, dagli istituti di ricerca pubblici e privati, dall'associazione tecnico-professionali. Il sistema di queste tre grandi pilastri costituiscono il sistema nazionale linee guida, quindi devono essere questi tre soggetti che elaborano le linee guida italiane, che devono essere validate, registrate e pubblicate all'interno del sito istituzionale dell'Istituto Superiore di Sanità. A mio avviso, se la domanda è questa, io credo di sì, i professionisti dovrebbero attenersi anche a quello che c'è scritto in queste linee guida e quindi, a mio avviso, avrebbero la possibilità, hanno la possibilità di poter utilizzare quanto di meglio scientificamente dimostrato essere disponibile per curare, per assistere i propri pazienti. Questa è la mia valutazione. Detto questo, chiaramente sappiamo bene che in Italia purtroppo si scrivono magari anche delle buonissime leggi, poi mancano gli aspetti applicativi. Ancora oggi della legge 24 mancano 3 decreti attuativi. Fortunatamente sono stato informato la scorsa settimana che sono in giacenza ormai allo stadio finale dell'approvazione alla conferenza Stato-Regioni, ma che riguardano prevalentemente la parte assicurativa nelle sue varie articolazioni, quindi non è un argomento che implica alcune annotazioni rispetto all'argomento di stasera, però era per dire che la pienezza di una norma, di una legge, si vede quando è pienamente applicabile. Sulla parte sanitaria, quindi, l'Osservatorio Nazionale della Sicurezza delle Cure, il Sistema Nazionale di Linee Guida, l'accreditamento delle società scientifiche è pienamente operativa ormai da diversi anni e credo che questo può essere un terreno di confronto molto importante anche nel dibattito che voi state svolgendo oggi pomeriggio e al quale io ho partecipato con grande piacere. Grazie mille, volevo solo dire da studio che siamo quasi 500 persone connesse tra Zoom e Facebook, quindi il tema è sentitissimo, so che ci sono tantissimi scambi di opinioni in chat, vi stiamo leggendo, prego Stefano Nervo, a te la parola. Sì, grazie dottor Gelli della sua
disamina. Io vorrei ricordare che gli attori in campo non sono solo le società scientifiche, ci sono anche le associazioni di pazienti. Ci stiamo facendo, diciamo, carico di parecchi interventi. All'interno di Diabete Italia quello che noi stiamo cercando di fare è il punto di sintesi tra quelle che sono le posizioni delle società scientifiche e le posizioni dei pazienti, perché poi quello che mi capita di dire spesso da paziente e da rappresentante dei pazienti è che chi ha questa malattia poi alla fine si scontra quotidianamente con i problemi reali, no? Quindi noi parliamo, ma poi sarebbe bello riuscire a capire in quale maniera migliorare anche di un pochino, insomma, quello che è la vita reale dei pazienti. Ecco, in questo senso io vorrei dare la parola alla dottoressa Pisanti, che nella sua esperienza ha già, diciamo, è stata colei che ha diciamo, fatto modo che il Piano Nazionale Diabete potesse vedere la luce nell'ormai lontano 2012, sapendo che è ancora, diciamo, un documento ottimo, ma purtroppo per lo più rimasto carta, quindi non implementato in cose, diciamo, nella realtà, portato nella realtà. Alcune regioni, quasi tutte le regioni, lo hanno recepito, il problema è metterlo in pratica. Quindi sappiamo benissimo quali sono i problemi a cui andiamo incontro nei vari step organizzativi. Vorrei chiederle, quindi, come vede lei questa situazione? C'è qualcosa che si può pensare di fare per riuscire nei prossimi mesi, auspicabilmente nei prossimi 6 mesi, finalmente, a sbloccare la situazione? C'è qualcosa che possono fare le società scientifiche, sì, ma anche le associazioni dei pazienti, per riuscire effettivamente ad avere un miglioramento di tutto questo quadro che si è delineato? Sì, grazie. Grazie Stefano, grazie per l'invito a tutti. Ho ascoltato con molto interesse tutto quello che è stato detto adesso, soprattutto tenendo presente che, conoscendo molto bene tutta la, diciamo, le problematiche, le criticità, i bisogni delle persone con diabete, ma anche tutti i problemi legati ai ruoli professionali, legati anche alle intese fra i vari professionisti, all'integrazione che non è una cosa che è maturata recentemente, ma da tanto che i professionisti, come lo specialista, il medico di medicina generale, stanno cercando di lavorare su tanti aspetti insieme. Lo vedo in Diabete Italia, che rappresenta in realtà il mondo della società, delle associazioni e delle società scientifiche. Quindi su tutto questo argomento di cui voi avete parlato, mi ritrovo in tante cose che sono state dette, sicuramente da Guzzonato, che ci ha presentato i punti critici di questi problemi, Consoli, Di Bartolo, eccetera, e Criscelli. Sicuramente sull'aspetto specifico della prescrizione, quindi passare da trascrittori a prescrittori, credo che siamo abbastanza avanti, nel senso che vedremo i risultati a breve, anche se il percorso è stato molto lungo. Ci sono altre patologie su cui si sta lavorando, come la BPCO, in cui anche lì si vuole creare questo passaggio, la trascrizione alla prescrizione. Però, poiché è stato detto tutto su questo aspetto, io volevo richiamare l'attenzione che non è soltanto questo il problema della persona che ha il diabete, e mi voglio riferire proprio alle associazioni, ma anche ai professionisti. Il piano diabete del 2012 è stato poi rafforzato nel piano della cronicità del 2016, e ci sono 3 aspetti fondamentali che secondo me sono alla base dell'efficacia dell'intervento e del miglioramento della qualità della vita sia delle persone, sia degli operatori professionali, ma anche dell'organizzazione. Uno è il paziente. Il paziente l'abbiamo identificato come paziente persona, paziente esperto, consapevole, cioè porre la persona nella consapevolezza della cura che si sta facendo. E su questo si è parlato molto del rapporto di fiducia nei confronti della medicina generale, nei confronti
dello specialista, che è l'elemento fondamentale dell'efficacia. Bisogna fare in modo che si guadagni la fiducia nei rapporti col professionista che ci sta seguendo. L'altro elemento che abbiamo messo nel piano e poi è riportato anche in quello della cronicità, che dobbiamo gestire queste persone in una maniera integrata, cioè il paziente non è proprietà dell'uno o dell'altro, l'abbiamo detto con la gestione integrata di 10 anni fa a cui la Picci che è presente ha partecipato, l'abbiamo detto nel piano diabete, cioè i pazienti sia che abbiano un follow up prettamente specialistico, sia che abbiano invece un follow up che può essere gestito dalla medicina generale, devono essere inquadrati in una visione integrata. Questa è la cosa fondamentale. Che cosa significa poi la gestione integrata? Che deve avere uno strumento che consenta questa integrazione. Mi ha fatto piacere che Gelli ha parlato delle linee guida nei confronti appunto della legge 24 e della domanda che ha fatto Medea, ma le linee guida devono essere contestualizzate nel percorso diagnostico terapeutico e nel patto di cura, di cui non se n'è parlato. Ora, questo patto di cura prevede che il medico di medicina generale, che ha questo ruolo centrale nella prevenzione e nella diagnosi, debba definirlo attraverso poi un patto di cura con il paziente. E su questo passaggio io direi che bisognerebbe lavorare molto, perché nella trascrizione di un PDTA per il diabete, di cui abbiamo tante linee guida, lo sappiamo, abbiamo tanti percorsi diagnostici terapeutici, bisogna fare in modo che nella scrittura del PDTA ci sia sempre il medico di medicina generale, soprattutto per quanto riguarda tutta la parte che riguarda la matrice della responsabilità. Perché qui stiamo parlando di una malattia molto complessa, l'abbiamo sempre detto, ecco perché è stato scritto poi il piano diabete. È una patologia complessa che ha un grande impatto sulla quotidianità delle persone. Però che sta succedendo? Che ci sono i nuovi modelli assistenziali. Questo non è stato nemmeno messo molto in evidenza. Beh, i nuovi modelli assistenziali cambiano la medicina territoriale. Questo va ricordato da parte dei medici di medicina generale, per i quali secondo me ci vuole anche un'attenzione molto forte da parte degli altri professionisti. Il medico di medicina generale è l'operatore che ha la maggiore conoscenza del paziente. Questo deve essere alla base proprio di quella potenzialità di prendere in carico la persona e di scrivere un patto di cura. Si è parlato molto di organizzazione. Beh, l'organizzazione influenza poi l'efficacia dell'intervento. Abbiamo le AFT, le UCCP, non mi voglio soffermare molto. Però è da tempo, dalla legge Balduzzi, che parliamo di questo ruolo del medico di medicina generale che deve essere integrato il più possibile, ci deve essere un'intesa forte, ma è una cosa che noi in realtà sull'applicazione del piano diabete non vediamo ancora. Ci sono delle difformità regionali, ci sono regioni dove questa integrazione è molto forte, regioni invece in cui questa integrazione non c'è. Ci sono regioni dove c'è una spinta verso i centri specialistici e regioni invece dove c'è una spinta verso la medicina di base, ma non deve essere questo. L'abbiamo detto con chiarezza che il percorso di cura è un percorso integrato in cui ogni professionista è responsabile di questo percorso. Bene, nel percorso io definisco non solo il ruolo professionale, ma definisco anche le prestazioni e anche i farmaci. Quindi è nel PDTA che io devo andare poi a inquadrare chi fa che cosa, cioè quali sono i farmaci e chi deve fare, può prescrivere questi farmaci. Ora, che cosa noi stiamo vedendo? E questo vi può essere in qualche modo anche utile. Nelle AFT, e credo che Gerardo queste cose le conosca ormai da tempo e ne sente parlare continuamente ogni giorno, queste forme di aggregazione vanno molto bene nelle unità territoriali di cure primarie, dove la sede è unica.
Ecco, questo è un altro elemento che bisogna tenere presente, cercare di collocare in una sede fissa unica la presenza della medicina di base insieme alle altre cose, alle altre attività specialistiche. Un altro elemento che mi sembra anche importante proprio nel ruolo della medicina generale, e di questo vorrei tenerle presente, questa indicazione del medico di medicina generale con particolari interessi disciplinari speciali è una visione molto interessante, molto illuminata, perché è ripresa da indicazioni a livello di conferenze europee, ma dà la possibilità alla medicina generale di integrare il suo ruolo di generalista con la conoscenza di un'area disciplinare. Questo potrebbe portare gli interventi più vicini al paziente, più vicini al territorio, nell'ambito non solo dell'FT ma anche dell'UCCP. E la SIMG, ne ho parlato recentemente anche a un'audizione in Senato, la SIMG sta portando avanti la formazione sia dei referenti per le UCCP e le FT, ma anche questa nuova figura professionale, che rappresenta poi un'interfaccia tra la specialistica e le strutture intermedie dell'ospedale. Cioè, io, per sintetizzare, l'aspetto farmaci e l'aspetto prescrizione, qui finisco, è un aspetto fondamentale e riusciremo a risolverlo sicuramente, anche se i tempi sono stati anche lunghi, ma hanno richiesto prima le intese fra i professionisti, non lo dimentichiamo, per arrivare poi a definire che la prescrizione può essere fatta anche dal medico di medicina generale. Ci sono state anche delle intese fra gli specialisti e la medicina generale per poi arrivare a una definizione dell'AIFA. Quindi tutto questo è stato accompagnato anche da una crescita culturale dei professionisti, che attualmente divisi in qualche modo nei loro ambiti, da una parte la medicina territoriale, dall'altra parte le cure primarie e dall'altra la specialistica, sicuramente ha rallentato quel processo di integrazione, ha rallentato anche questo passaggio dalla trascrizione alla prescrizione. Quindi io credo che risolvendo il problema dei farmaci lo dobbiamo risolvere nell'ambito di una visione globale del problema, soprattutto facendo attenzione alle esigenze delle persone, quindi alla personalizzazione. Ogni persona è diversa dall'altra, la malattia non caratterizza il singolo, caratterizza in generale una popolazione, ma il singolo ha una sua specifica condizione clinica e di determinanti di salute. E questo è importante, sentire le associazioni dei pazienti sui bisogni. Poi dall'altra parte il ruolo dei professionisti, capire bene, non creare confusione fra i vari ruoli, perché questo creerebbe sicuramente anche confusione nel malato. E l'ultimo è l'organizzazione. L'organizzazione sicuramente deve adattarsi a questi, diciamo, a questo ruolo di integrazione specialista, ospedale, territorio e strutture intermedie. Dottoressa Pisanti, posso farle per favore una domanda? Certo, certo. E la faccio anche agli altri. Il suo intervento è stato prezioso come sempre e ha posto però una questione anche non solo di semplice prescrizione, ma proprio di metodo operativo, insomma, i percorsi dei nostri terapeuti. Ma lei come vede la figura del diabetologo all'interno del PDTA? Alla demand, cioè vi sono una serie di pazienti che possono essere curati per il diabete senza mai vedere lo specialista, oppure comunque il direttore dell'orchestra abilizia sempre il diabetologo, anche se poi la prescrizione di farmaci innovativi può avvenire anche in medicina generale? Perché non è una questione di lana caprina questa, eh? È una questione proprio di intendersi nel futuro chi fa che cosa. Le rispondo in maniera molto pratica. Il nostro cittadino, diciamo, diabetico, cioè che ha dei sintomi però non è stata fatta ancora la diagnosi, ha accesso al servizio sanitario da varie porte. Può accedere al pronto soccorso perché ha una crisi iperglicemica o ipoglicemica, può accedere attraverso la medicina generale perché è seguito dal medico di medicina generale da anni anche per altri problemi, accede all'ospedale perché ha bisogno di un ricovero ospedaliero.
Quindi in qualche modo viene fatta questa diagnosi. Da questo momento nessun attore del percorso è fuori dal ricevere questa persona. Quindi nel PDTA, indipendentemente a chi va poi l'attribuzione di interventi maggiori o interventi minori, allo stesso tavolo su Giovanni Esposito, definito diabete di tipo 2, ma con i sottogruppi, cioè con una stratificazione di quel soggetto che non è solo clinica, ma una stratificazione anche legata ai determinanti sociali, se è un soggetto anziano, se è un soggetto che vive solo, c'ha un caregiver, ha un familiare, c'ha una capacità anche culturale molto bassa. Ecco, viene fatto il profilo, dobbiamo fare profiling del soggetto. Come diceva Criscelli, fare il profilo del soggetto. In questo caso, questa persona, a secondo dell'evoluzione della condizione clinica, viene gestita dall'uno o dall'altro, ma questi attori partecipano sempre allo stesso processo di integrazione e condivisione su quella paziente. Quindi non è il fatto che il 50% sia seguito dai centri specialistici, il 50% dalla medicina generale, è un errore metodologico contrario a quello che abbiamo scritto nel piano insieme a Gerardo Medea, insieme a Criscelli, alla SID, alla MD, a tutte le associazioni dei pazienti. Non è così. La diagnosi va fatta a livello specialistico o anche della medicina generale. Ma poi il paziente viene seguito da entrambi, naturalmente a secondo della gravità della condizione clinica, va al centro specialistico 3, 4, 5 volte l'anno o una volta l'anno o due volte e viene seguito dal medico di medicina generale. E quindi in questo caso la prescrizione, il passaggio da trascrittore a prescrittore diventa essenziale per questi pazienti. Se invece c'è un paziente che ha una condizione più grave, con complicanze, eccetera, avrà un supporto specialistico più frequente e programmato in quel senso lì. Questo è lo spirito sia di tutti i documenti sulla integrazione, gestione integrata, fatta circa 10 anni fa dall'Istituto Superiore di Sanità, ci sono circa 5 documenti su questi, sia il piano diabete, sia il piano della cronicità. Quindi il modello è complesso, io l'ho detto in maniera molto semplicistica, perché questo significa anche superare le conflittualità, avere una certa umiltà nel considerare anche i propri limiti, ma anche le proprie capacità, ma sicuramente il gruppo, il team, il famoso team, medico medicina generale, pediatra, qui non abbiamo parlato del pediatra, ma anche questo ruolo è fondamentale, lì è ancora più fondamentale su alcuni aspetti, ma credo che ne parleranno dopo. Lo spirito è questo, una gestione integrata del malato con intervento dell'uno e dell'altro a secondo della condizione clinica, ma con un percorso sempre integrato. E dico che in questo percorso non dimentichiamo che entra un altro attore oggi, che è il farmacista. Oggi non ne abbiamo parlato perché anche lì si dovrebbe aprire tutta una serie di considerazioni molto interessanti, ma noi abbiamo una sperimentazione in atto in 7 regioni sul ruolo del farmacista di comunità nella gestione della malattia cronica, e tra le malattie croniche c'è proprio il diabete, e quindi anche questo va tenuto presente. Non può fare naturalmente prescrizione, ma può fare lavorare molto sull'aderenza terapeutica, aiutare il medico di medicina generale, lo specialista, nel favorire l'aderenza terapeutica di quelle persone che sono in gestione integrata fra medico di medicina generale, specialista e farmacista. Ecco, tutti questi modelli bisogna tenerne conto, quindi se rispondiamo a un solo problema non rispondiamo mai a tutto, alla necessità di un intervento più globale. Non so se ho risposto in maniera chiara. Sì, dottoressa Pisanti, credo che voglia intervenire il dottor Di Bartolo, il presidente MD. Ah sì, Paolo, sì, prego. Ciao Paola. Ciao molto Paolo. Molto velocemente, ciao. Per rispondere direttamente, sì, in 3 parole alla domanda di Claudia Zanona.
Ora, io credo che l'atto, il momento della diagnosi sia un momento fondamentale. L'assistenza a favore della persona con il diabete non è solo prescrizione di farmaco, ma uno degli elementi che maggiormente condizionerà l'esito dell'assistenza è la capacità e la possibilità di portare il paziente al self-management. Il paziente deve diventare il proprio caregiver, sapere esattamente interpretare e leggere quali bisogni il paziente ha in un determinato momento della propria vita. In questo momento, ahimè, mi spiace, la medicina territoriale non è attrezzata per questo. Fino a quando la medicina territoriale, nelle aggregazioni funzionali territoriali, non avrà delle figure specifiche che sono educatori specializzati e specialisti in diabetologia, ogni paziente che riceve la diagnosi di diabete deve essere indirizzato, al di là di una corretta diagnosi, perché questa può avvenire anche ovviamente nella medicina territoriale, deve essere indirizzato alle diabetologie per iniziare il percorso di educazione terapeutica strutturata. Dopodiché si aprono le mille possibilità di spostamento del paziente all'interno della rete di diabetologia, rete assistenziale di diabetologia, come da PND scritto così abilmente, con tanta pazienza e tanta fatica, da Paolo Pisanti, a secondo del bisogno negli anni che seguiranno, e noi sappiamo che anche con i nuovi farmaci questi anni saranno tanti. Ma il primo momento è un momento fortemente condizionante l'esito della vita di questa persona insieme al suo diabete, e non può essere banalizzato. Deve essere la prima valutazione, il primo intervento educazionale fatto in un centro ad alta competenza in ambito di educazione terapeutica strutturata. Paolo, io non lo so se tu ricordi adesso perfettamente quello che abbiamo scritto. Noi abbiamo inserito l'educazione terapeutica strutturata all'interno dei livelli di assistenza per il diabete, cosa che non c'era, e l'abbiamo inserita anche come prestazione esente. Nel piano diabete questa parte dell'educazione terapeutica strutturata è scritta in maniera molto approfondita e risponde a quello che stai dicendo. Le parole che io ricordo, ora non ho quel piano diabete, sono proprio queste: l'educazione terapeutica strutturata deve essere svolta da un team multidisciplinare con dei formatori all'interno capaci di fare educazione terapeutica strutturata, e con l'utilizzo di strumenti validati che devono essere utilizzati nel tempo con un intervento continuativo e rafforzato. Ricordo ancora queste parole. Quindi sono confermi quello che abbiamo già scritto e quello che dobbiamo fare. Il momento della comunicazione e la diagnosi è fondamentale, e ti dico che la cosa importante è che spessissimo in questo momento della comunicazione e diagnosi, soprattutto per alcune patologie, forse non il diabete, ma sicuramente molte patologie pesanti, quali oncologiche, ematologiche, eccetera, è un momento che richiede poi anche un altro personaggio, che è lo psicologo. Quando dobbiamo fare comunicazioni di diagnosi in età pediatrica per malattie molto gravi. Quindi ricordiamo che non possiamo nemmeno più parlare solo della medicina generale o della specialistica diabetologica, dobbiamo parlare di tutti gli altri specialisti e di tutti gli altri operatori sanitari. Quindi d'accordo con te, perché il percorso era quello disegnato. Ci sono molte realtà regionali che stanno lavorando in questo senso, e alcune molto bene sull'educazione terapeutica strutturata. Vedono il Piemonte, per esempio, ho visto qualche cosa nel Veneto, dove hanno gli educatori formati per educazione, che utilizzano degli strumenti quali le MAP, per esempio, le mappe di integrazione, le mappe di conoscenza. Quindi è tutto, diciamo, scritto, e molte delibere regionali affrontano questi problemi. Sicuramente il momento diagnostico è un momento fondamentale, e dove il team di educatori e di professionisti
ma in cui inserirei anche il momento di contatto col medico di medicina generale che dovrà poi seguire il paziente quando va al suo domicilio. Bene, io sottoscrivo, ma lo dico veramente con sincerità, sia il ragionamento che faceva Paolo e poi l'ulteriore così conferma anche da parte di Paola Pisanti. Dico naturalmente come riflessione da parte della medicina generale che quanto dice Paolo e quanto dice Paola Pisanti poi si traduce in una concreta idea, una concreta necessità. Bisogna mettere tutti i professionisti nella possibilità, no, di fare quello che è doveroso fare, quello che è appropriato fare. Se i professionisti dall'una o dall'altra parte non sono in queste condizioni, la medicina generale non può fare quello che dovrebbe, o anche la diabetologia non può erogare quei servizi per i quali noi dobbiamo poi inviare al centro di secondo livello, incluso l'educazione terapeutica nel caso in cui il servizio non fosse, per esempio, strutturalmente dotato per erogare questo servizio. Cioè il problema è reciproco, è sempre una carenza di organizzativa che impedisce agli uno agli altri di espletare, di fare di espletare i compiti con le competenze di cui il servizio deve essere dotato. La stessa questione dei piani terapeutici coinvolge poi un aspetto di tipo organizzativo, o meglio, quanto noi abbiamo scritto, Paola, nel piano. Quando noi nel piano abbiamo detto che bisogna prendere in carico il paziente, ed è stata una rivoluzione quella di dire che il paziente deve avere un piano assistenziale individuale, ma se io elaboro un piano assistenziale individuale, vuol dire che devo essere in grado di fare tutto ciò che ho messo all'interno del piano. Ma se non mi dai poi l'opportunità, non parlo di te Paola, naturalmente, è un più generico, ci mancherebbe. Ma quando un sistema naturalmente non mi dà la possibilità di fare tutto ciò che serve e quindi anche la prescrizione di un farmaco che sta all'interno di quel piano, io dico, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè stiamo parlando di, permettetemi, fantasia, come è fantasia quella di, ma lo dico in senso buono Paolo mi raccomando, come quella di dire io mando tutti i pazienti in prima diagnosi al centro, e lo dico, sapete quanto dico sinceramente tutto, e lo dico in questo caso anche con sincerità, quando dall'altra parte magari non c'è una numerosità e l'organizzazione che impedisce di fare ciò, e quindi con tutto quello che ne deriva. Mettiamo tutti in condizione di fare tutto, le cose vanno benissimo, nessuno vuole appropriarsi di alcunché all'interno di questo sistema, perché credo che tutti come professionisti non abbiamo nessun interesse personale, ma abbiamo tutti l'interesse del sistema, l'interesse del paziente. Sì, insomma, il mio discorso era proprio superato, riuscite ad avere questa possibilità per voi, guardiamo a tutto il resto. Ecco, bene. Non è che escludevo l'importanza di questa cosa, anzi, però guardiamo a tutto il resto, la formazione sicuramente hai ragione, una formazione non settoriale, una formazione intersettoriale e interdisciplinare sulla persona. Questo è anche importante. Certo. Il paziente deve essere seguito da tutti, ma devono essere tutti formati e avere quella conoscenza, capacità di poter fare determinate cose poi. Sicuramente hai ragione, ci sono tanti passaggi su cui bisogna ancora lavorare, però insomma... È stato anche rivoluzionario quello di aver molto parlato all'interno del piano di organizzazione. Sì, è abbastanza originale, perché poi si fa... Magari si parla di grandi massimi sistemi, di livelli di flussi assistenziali un pochino astratti, mentre parlare nello specifico come abbiamo fatto noi, se mi permetti di dire noi, insomma, sì, noi. All'interno del piano di come deve essere strutturato con un minimo comune multiplo il centro di diabetologia e la medicina generale per gestire ciò, credo sia stato un fatto veramente abbastanza unico, perché non potevamo noi a livello centrale entrare nella regolamentazione, certo, dell'organizzazione, ma l'abbiamo fatto e l'abbiamo ripreso nel piano della cronicità, e le regioni hanno recepito il piano, tutte 21 regioni,
tenete presente anche questo, quindi è un piano che è stato recepito formalmente, poi qualcuno è andato avanti. E il piano della cronicità stiamo a 18 regioni recepite. Quindi sono tutti i concetti, anche metodologie che devono diventare la cultura del nostro paese. Quindi insomma siamo stati un po' avveniristici, però mi pare che le cose le abbiamo dette abbastanza bene. Io proseguirei, se il mio correlatore è d'accordo, Claudio Zanon, coinvolgendolo dottoressa Pricci, poi proseguirei con il farmaco economista. Rita concluderà alla grande il ragionamento, perché credo che i pazienti abbiano diritto all'ultima parola, ma nel senso così mistico del termine, Rita, nel senso elevato del termine, perché voi dovete mettere una parola così definitiva e pesante e chiara a tutto questo ragionamento che abbiamo fatto. Assolutamente d'accordo. Vai pure, Emilia, sì, introduco la dottoressa Flavia Pricci, magari poi Claudio penserà per il dottor Mennini. A Flavia, che così, abbiamo con essa stessa collaborato nella gestione integrata, nel progetto IGEA, insomma, però volevo fare un ragionamento da Istituto Superiore di Sanità con lei. La medicina generale si trova a gestire delle note AIFA, e all'interno di queste note ci sono degli allegati che descrivono una modalità appropriata di utilizzare alcuni farmaci. Faccio l'esempio delle ultime note, per chi le conosce, sono note tecniche, la nota 97, la nota 98, che sono note sulla vitamina D piuttosto che sugli anticoagulanti orali. Ma ecco, senza entrare nello specifico, per chi non è un tecnico e non conosce questi documenti, si tratta proprio di mini raccomandazioni, non dico linee guida perché non lo sono, ma comunque mini raccomandazioni abbastanza ben strutturate, che rispetto alle quali tutti i medici, ma in particolare sembra i medici di medicina generale, devono attenersi per la prescrizione di questi farmaci. Utili, sottolineo, quindi ben fatte assolutamente, perché scientificamente ben strutturati questi documenti. Poi il ragionamento che volevo fare con Flavia è questo: sembra quasi, no? E quindi se ne è parlato anche prima con Federico e con gli amici diabetologi, sembra quasi che questi documenti surroghino l'assenza di linee guida. Cioè in Italia, tutto sommato, abbiamo delle società scientifiche di altissimo livello, abbiamo una comunità scientifica di altissimo livello, ma poi c'è una quantità di linee guida, almeno italiane, no? Di poche, ecco. E quindi questi documenti sembra quasi che l'AIFA te li faccia, dice: beh, visto che mancano le linee guida, allora io ti metto queste raccomandazioni così tu possa seguirle. E da qui si scatenano tutti quei ragionamenti che anche facevo con Federico, perché alla fine io devo seguire quelle e non seguo le linee guida internazionali, no? Oppure perché non ci sono linee guida. Allora chiedevo a Flavio di fare magari un ragionamento su questa carenza di linee guida, quindi che cosa possiamo fare per aumentare, no, questa presenza di linee guida, anche per esempio all'interno del diabete, che peraltro sono in fase anche di soltanto di elaborazione, ma anche così di approvazione, quindi siamo abbastanza avanti, ma naturalmente non sono tutte le linee guida sul diabete, perché ci vogliono anche poi linee guida di tipo magari organizzativo, e se non c'è bisogno di qualche supporto anche di tipo così organizzativo nel emettere, nel promulgare queste linee guida, perché non abbiamo istituti molto proattivi da questo punto in Italia, come le NICE o in Inghilterra, che sfornano linee guida in maniera sistematica, non dico quotidiana, ma comunque quasi settimanale. Ecco, e poi magari due parole sulla gestione integrata, giusto per fare una seconda anche il ragionamento con te, praticamente quanto c'è contraddizione tra i discorsi di libertà e possibilità di prescrivere farmaci con la dovuta appropriatezza rispetto alla gestione integrata di un paziente, che in realtà poi va di traverso rispetto all'impossibilità di un medico di medicina generale di prescrivere farmaci secondo la necessità, secondo l'appropriatezza. Ecco, prego Flavia.
Allora, innanzitutto grazie per l'invito, mi fa molto piacere anche rivedere alcuni di voi che insomma abbiamo avuto modo di lavorare insieme anche tempo fa. E, allora, certo, la tua domanda è molto complessa. Partendo dalla gestione integrata, visto che la dottoressa Bisanti ne ha già parlato diverse volte, e è un lavoro che appunto è stato fatto molti anni fa, probabilmente è stato anche un lavoro abbastanza pionieristico per il tempo, no? Perché le linee guida che furono elaborate nell'occasione del desiderio di formulare come ci si muoveva, come ci si dovrebbe muovere per fare la gestione integrata, per attuare la gestione integrata nel caso dei soggetti, delle persone con diabete, ha coinvolto, se ti ricordi bene, Gerardo, tantissime persone, ovviamente oltre agli specialisti, alle persone che ovviamente si occupano da vari punti di vista di questa attività, ma anche dei metodologi. E questo è un aspetto molto importante perché è una parte veramente rilevante che ci siano delle expertise che riguardano proprio il metodo, che vadano oltre il contenuto, ma che supportino il contenuto di queste linee guida. E quindi, questo per fare l'esempio della gestione integrata e per tornare alla tua prima domanda, la difficoltà nella generazione di linee guida è probabilmente legata proprio a questo, almeno a mio parere, a questo anello che un po' viene a mancare, no? Perché ci si ritrova con tante competenze scientifiche, con persone assolutamente esperte nei vari settori, nelle varie specializzazioni, che conoscono tutta la letteratura scientifica, un po' serve qualcuno che riesca a mettere insieme queste diverse competenze e a strutturarle utilizzando le metodologie giuste. Io credo che insomma, da quando è, come prima si accennava, da quando è stato messo in piedi il Sistema Nazionale di Linea Guida, questo sia il percorso da seguire e che quindi fa sì che ci siano delle realtà certificate che portano avanti queste realtà, e quindi secondo me questo è un percorso che porterà a un'elaborazione di linee guida anche a livello nazionale più continuo e anche più dedicato. Il fatto che poi l'AIFA debba ricorrere o ricorra alle note per indicare, come è ben scritto, in realtà i limiti di rimborsabilità in realtà non sono delle linee guida dal punto di vista scientifico, ma dovrebbero essere uno strumento di rimborsabilità che però, come la stessa AIFA dice, a volte sconfinano anche nelle indicazioni. Ovviamente nel caso del diabete questo è un argomento molto più grande rispetto ad alcuni altri punti che vengono affrontati dalle note, che riguardano delle realtà prescrizione più limitate, sia come numero sia come caratteristiche dei pazienti. Come diceva prima Paola Bisanti, il diabete è una realtà così ampia che riguarda dal settore pediatrico all'anziano, che ovviamente fa sì che ci siano talmente tanti aspetti da considerare che bisogna essere molto cauti nell'affrontare le singole questioni. E questo mi fa venire in mente, prima c'era il professor Consoli che parlava della necessità di produrre anche dati adeguati a supportare le richieste che poi vengono giustamente portate in AIFA, e in parte anche questo è uno dei compiti che insomma il nostro istituto si pone e che quindi servono per avere una visione numerica anche, quindi epidemiologica, del diabete, del suo impatto, oppure fornire degli strumenti di lavoro che possono poi essere utilizzati appunto da diabetologi o che possono essere utilizzati ai fini di portare avanti le legittime richieste, perché ovviamente la realtà anche numerica e l'impatto sociale, epidemiologico e sanitario che il diabete pone nella nostra a livello nazionale deve essere continuamente ribadito, perché si tratta, come sapete benissimo, inutile che lo dico in questo contesto, di una patologia che ha degli importanti risvolti da tanti punti di vista. Quindi secondo me l'aggregazione di tante forze, di tante realtà, dalla medicina di base agli specialisti, ai farmacologi, ai metodologi eccetera, è assolutamente fondamentale in questo senso. Quindi sicuramente si arriverà ad una soluzione di questo annoso problema, come avete detto, che indubbiamente, come si diceva prima, ha risentito anche di un periodo di emergenza che ha portato in secondo piano
una serie di situazioni cliniche che non fossero il Covid, e questo è stato ribadito da tanti, in tante situazioni, che quanto anche i pazienti, soprattutto i pazienti affetti da malattie croniche, poi possono aver risentito di questa situazione da vari punti di vista, ovviamente sia dal punto di vista dell'assistenza che appunto anche dal punto di vista farmacologico. Claudio? Sì, grazie professoressa Pricci, mi sembra lineare quanto lei ha detto. Io adesso però non so se c'è Francesco Saverio Mennini che è collegato. Assolutamente sì, è connesso sin dall'inizio. Oggi sin dall'inizio. Francesco, ciao, come stai? Senti, non solo come economista sanitario, ma come presidente SITA, perché quindi Direct Technology Assessment, ti faccio due domande precise, se vuoi anche un pochino imbarazzanti, ma insomma io so che tanto tu sei sempre col cuore in mano. Perché la nota 97 per i NAO e non per gli antidiabetici? Il costo dei NAO in Italia, se andate a vedere adesso, era nel 2017 378 milioni di euro, quindi non è che erano proprio noccioline, insomma, ecco, su circa 29 qualcosa miliardi di costo complessivo. Questa è la prima domanda. La seconda domanda, io però continuo a ribadire, visto che tra l'altro come società voi siete spesso presenti a livello di Ministero della Salute, Cristina l'ha detto, ma insomma questa roba qui non passa per una questione economica, ha detto molto chiaramente, praticamente tra le righe si aspetta che scada il brevetto, poi no, li facciamo prescrivere anche i medici di medicina generale. E ha messo sul banco gli imputati, ha detto lui chiaramente, il MEF, che è il vero padrone della sanità, perché il Ministero della Salute è senza portafoglio, ha detto le regioni che sono preoccupate dei costi regionali, poi ci ha aggiunto anche Agenas che forse fa pressione in qualche maniera, anche se poi bisogna sempre considerare che la spesa non sempre si accompagna a una qualità assistenziale di un certo tipo. Ti ricorderai benissimo le famose regioni canaglie come sono finite, forse i conti un po' le hanno messe a posto, ma dal punto di vista della sanità sono stati un disastro. Ecco, ecco la domanda è, ma quindi il ministero che nomina, lo ripeto, il direttore generale di AIFA, perché uno nomina un direttore che risponde poi a un altro, non potrebbe fare un'azione di lobby più pressante, visto che su questa storia della prescrizione, passando anche ai PDTA, ragione alla Pisanti, ormai è d'accordo tutto il mondo, siamo solo noi e forse la Grecia, se non ricordo male, che vorrebbe dire anche qualcosa, che non lascia prescrivere ai general practitioner, ai medici di medicina generale, questi antidiabetici cosiddetti innovativi che scadono fra un anno e mezzo, due anni, il brevetto. Grazie Francesco. Prego. No, beh, proprio tra l'altro è quello che avevo un po' in mente, anche alcune cose che ho in mente di dire. Ti ringrazio di queste due domande. Parto dall'ultima e mi ricollego a quanto diceva Paola, che saluto, che è collegato al discorso di linee guida PDTA e quindi il ruolo dell'HTA. È molto semplice, il discorso del MEF e il discorso anche la paura che hanno alcune regioni che si incrementi la spesa, è proprio perché invece non si fa un ragionamento proprio in termini di health technology assessment, perché si ragiona sempre nel breve periodo e questo chiaramente non riesce ad aiutare nella programmazione e pianificazione anche economica e finanziaria. Secondo punto, ovviamente nel momento in cui ragiono solo nel breve periodo, ragiono anche in una logica di prezzo, come hai detto te, no? Dice la Cricelli, ha fatto la battuta, dice se aspettiamo che diventano, che si genericano e quant'altro, però si commette un errore a fare questo, perché noi non permettiamo ai pazienti di accedere precocemente alle cure, non permettiamo ai pazienti di essere assistiti in maniera ottimale e non permettiamo un monitoraggio precoce e costante. Il monitoraggio precoce e costante, anche da recenti studi che noi abbiamo fatto,
può ridurre la spesa per quanto riguarda il diabete. Abbiamo fatto una stima di circa 1 miliardo di euro ogni anno a fronte di 20-21 miliardi di euro tra costi diretti e indiretti, quanto pesa il diabete sul sistema sanitario, il sistema sociale, il sistema di welfare. Quindi sicuramente c'è un errore di fondo che, proprio lo dico anche da presidente della società DHTA, non si fanno mai dei ragionamenti tenendo in considerazione poi gli impatti economici futuri. E qui torno al discorso che aveva stressato Paola Pisanti, ovvero sia le linee guida EPDTA, tra l'altro questo sarà un argomento che tratteremo nel convegno della CITA di quest'anno, devono essere strettamente correlati anche a un approccio di HTA. Che voglio dire? Non è che gli esperti di HTA devono disegnare le linee guida o EPDTA, ma una volta impostate le linee guida, una volta impostati i EPDTA, poi si dovrebbe fare un'analisi in termini di HTA per capire se quelle linee guida o quei PDTA garantiscono anche una corretta gestione delle risorse e garantiscono anche una pianificazione e programmazione corretta nell'interesse del paziente e nell'interesse dal punto di vista economico e finanziario anche chiaramente del decisore. Quindi la linea guida del PDTA, come anche le normative in generale, spesso si fanno grossi errori. Io lo spiego agli studenti del primo anno a microeconomia, quando gli faccio il discorso dell'elasticità anche incrociata. Il problema risiede in questo approccio che è sbagliato, perché spesso e volentieri si emanano dei decreti, delle leggi e quant'altro, senza andare a valutare poi le conseguenze dal punto di vista economico e gestionale. Invece bisognerebbe fare questo. Abbiamo lo strumento per farlo con l'HTA e sicuramente ottimizzare quindi anche l'integrazione tra medici di medicina generale, centri diabetici e dotarli della possibilità di prescrivere, questo anche vorrebbe essere fondamentale. Noi l'abbiamo già dimostrato in un paio di occasioni facendo delle analisi di integrazione ospedale-territorio, specialista e medico di medicina generale su altre tipologie di farmaci, nello specifico nella regione Lazio. E si è visto che laddove le strutture avevano attivato questi modelli di integrazione, si otteneva intanto una migliore aderenza alle terapie, si otteneva anche un'appropriatezza prescrittiva migliore e in realtà non c'era una crescita della spesa, perché certo se tu la analizzi nel primissimo periodo potresti incontrare una crescita della spesa, ma in realtà nel secondo, terzo, quarto anno e così via andare si otteneva anche un'ottimizzazione delle risorse stesse. Quindi laddove ci sono gli esempi hanno dimostrato, e questo potrebbe valere a maggior ragione anche per il diabete, in termini di accesso e possibilità di prescrivere anche farmaci innovativi, di garantire anche un ritorno importante non solo principalmente in termini di miglioramento della salute dei pazienti, evitare anche l'impatto sulle comorbidità che sappiamo che impattano enormemente soprattutto sulla spesa sanitaria, ma poi incrementando il livello di disabilità anche sulla spesa previdenziale e la spesa sociale nel suo complesso. Questo potrebbe essere un percorso sicuramente ottimale. Tra l'altro questo, anche da stime che abbiamo effettuato, si può tradurre anche in una riduzione dei costi di gestione del diabete che varia tra il 15 e il 20%, appunto in termini di minori ospedalizzazioni per le varie comorbidità sempre a carico del servizio sanitario, del sistema sanitario nazionale. E questo chiaramente poi ricomprende anche, credo di avere anche in parte risposto al discorso anche della nota 97, quindi sì, certamente non si vede perché il motivo per cui non si possa applicare un approccio similare anche per quanto riguarda i farmaci antidiabetici stessi. Claudio, ecco. posso farvi una domanda? Perché io ho recuperato nei miei vecchi materiali questo qui, Consoli, Di Bartolo, Medea, abbiamo quattro società scientifiche, i presidenti nazionali, e il registro farmaci antidiabetici sottoposti a monitoraggio, 80 pagine di dati prodotti nel 2011 da AIFA, dove anche le vostre società scientifiche erano presenti. Ma non sono mai stati utilizzati questi dati? Avete mai avuto accesso ai dati successivi? Questi riguardano solo i primi 30 mesi. Io credo che ci sia una banca dati in AIFA che è qualcosa di enorme.
Io non credo che ci sia nessun paese al mondo che ha fatto un monitoraggio così lungo dei dati. Ci sono 80.000 piani terapeutici in 30 mesi. Scusate se faccio questo intervento, ma... Il sistema, allora, chiediamo a Di Bartolo e a Conte, prego. Il sistema, anche se poi i registri AIFA non li utilizza nessuno. Allora, il sistema, ahimè, dopo i primi anni di monitoraggio dal 2008 in avanti, si è spento come monitoraggio vero e proprio, e la prescrizione dei farmaci, chiamiamoli cosiddetti innovativi, purtroppo in Italia prevalentemente è stata basata sulla uso di piani terapeutici cartacei, quindi non assolutamente utilizzabili per la raccolta di informazioni strutturate e quindi informazioni che possono poi, che potevano tornare utili fondamentalmente al decisore. L'ultimo report è quello che è stato presentato adesso, per l'appunto, e ahimè c'è anche da dire che probabilmente anche in termini di produzione scientifica avevamo in mano un mondo di conoscenze e questo mondo non è stato ovviamente utilizzato. È evidente che il significato del monitoraggio, che poteva essere una sorta, chiamiamolo così, di monitoraggio sulla sicurezza post-marketing, post-introduzione, è venuto a scemare, a mancare immediatamente. Dopo si è trattato semplicemente di una barriera prescrittiva, quindi di un ulteriore elemento di incentivo all'inerzia terapeutica. Se mi posso inserire, il monitoraggio riguardava soltanto tre farmaci, due P4 inibitori e un GLP-1 agonista che adesso è praticamente non più usato perché era l'exenatide due volte al giorno, e raccolto, era un piano online ma raccolto in maniera assolutamente incontrollata, senza nessun link, nessuna cartella clinica, e quindi spesso con dati mancanti e con alcuni dati non verificati, non riscontrabili, non verificabili, tanto che ha prodotto un paio di pubblicazioni che hanno visto la luce su riviste certamente di non primissimo piano dal punto di vista scientifico. Non era una miniera d'oro quella che avevamo tra le mani, era un piccolo giacimento di torba, anche di torba abbastanza andata a male, ed è per questo che non è stato usato. Quello che ho detto io all'inizio, quando ho cominciato a parlare, e cioè la possibilità abbastanza semplice e parecchio economica di utilizzare una piattaforma che succhi i dati dai gestionali e che possa servire a verificare l'outcome, secondo me è l'unica strada da percorrere, se vogliamo percorrere questa strada. Il piano terapeutico cartaceo non serve a nulla dal punto di vista scientifico, marcisce negli scandinati quando viene stampato, oppure semplicemente ingolfa la memoria dei server nei quali viene stato messo senza nessun controllo sui dati che sono stati messi dentro. E quindi quello è un assurdo, è semplicemente un tappo alla prescrizione. Benissimo, allora, grazie. Allora, dunque, ci comunicano che la Lorenzina, l'onorevole Lorenzina in commissione, e se riesce a farcela per le 6 si collega. Però a sto punto io chiedo a Rita Lidia Stara, visto che il tema è le armi spuntate nella cura del diabete, perché non viene data la possibilità di prescrizione, non di trascrizione dei farmaci cosiddetti innovativi, quasi a scadenza, da parte di medici di medicina generale. Allora, la domanda, Rita, è questa. In questi 15-20 anni in cui tutti si sono battuti, anche voi come associazione di pazienti, quindi in questa cena con Delitto, il Delitto non poter non lasciare prescrivere con dei percorsi chiari, come diceva la professoressa Pisanti, la professoressa Pricci e tutti i colleghi, questi farmaci. Ecco, in questa cena con Delitto, chi è l'assassino? O chi sono gli assassini? Perché se non è chiaro questo, poi alla fine queste delibere vengono sempre, queste delibere sono sempre spostate in avanti. Io sono contento che Di Bartolo sia ottimista e dice che a giugno, no, finalmente si arriverà dopo anni a questo, ma non vorrei che poi a giugno c'è il problema dei vaccini, poi c'è il problema del post-Covid, poi c'è il problema del recovery fund e fra 3-4 anni ci ritorniamo simpaticamente, speriamo di vederci, non più per web, a discutere la stessa cosa con farmaci che ormai sono scaduti, quindi in realtà la discussione non c'è neanche più. Allora, Rita, chi è l'assassino? Chi sono gli assassini?
e che cosa bisogna fare per arrivare finalmente alla conclusione di questo iter che dura ormai da decenni. Prego. Bene, grazie. Direi che, continuando con la metafora, dico che gli assassini alla fine saremo noi, perché noi pazienti alla fine saremo quelli che si ribelleranno a tutto questo. E in realtà, invitandomi a questa metafora di cena con delitto, il dottor Zanno mi sta invitando a nozze, perché ci sono alcune cose che invece è utile dire adesso. Sono state dette tante cose. E la cosa che, su cui io voglio puntare di più, cioè Diabete Italia ha voluto questa giornata, ha chiesto a Motore Sanità di organizzare questa giornata, perché noi abbiamo raccolto alcuni bisogni, abbiamo raccolto dai pazienti tantissimo, e ci tengo a dire due cose. Fino a un anno e poco più, alla parola pandemia sul vocabolario trovavo scritto di fianco diabete. Oggi ci siamo dimenticati che anche il diabete è una pandemia e stiamo trascurando i numeri del diabete. Cioè, i numeri del diabete sono pazzeschi, non è che si possono risolvere tutti all'interno delle diabetologie. È chiaro che i servizi di diabetologia sono indispensabili, ed è altrettanto chiaro, io parlo molto di gestione associata, nel senso che tutti devono essere in grado di seguire il paziente allo stesso modo. È chiaro che questo passaggio iniziale è assolutamente importante, ma è altrettanto chiaro che una volta che il paziente viene restituito al territorio, i numeri non consentono assolutamente un ritorno regolare a chi non ha necessità al servizio di diabetologia. Io ho risposto per tre mesi al numero verde di Diabete Italia. La maggior parte delle domande erano di persone disperate, perché non riuscivano ad accedere a nessun servizio, gli mancavano i farmaci, il medico di medicina generale non glieli poteva prescrivere. Insomma, queste cose ce le dobbiamo dire. Noi stiamo andando a ragionare su delle cose che non stanno più in piedi, cioè non è possibile continuare a andare a raccontare. Parliamo di, io ne sono andata in AIFA, c'era presente il dottor Consoli, il dottor Di Bartolo, c'eravamo tutti nel 2017. Nel 2017 il dottor Melazzini ci ha detto che dopo tre mesi sarebbe uscita questa questione qua. Quindi parliamo di dopo tre mesi, cioè primavera del 2018. Dal primavera del 2018 significa tre anni, cioè stiamo parlando di cose che sono inaccettabili per i pazienti. E poi un'altra cosa sono i costi. Tutti questi costi in realtà sono quelli non misurabili, che ricadono esclusivamente sui pazienti. Cioè è molto più complicato per un paziente che non ha necessità di andare in diabetologia, nei servizi diabetologici, andare magari all'interno di un ospedale o all'interno di un grande complesso, spostarsi, piuttosto che andare dal medico di medicina generale. E poi io vorrei anche aggiungere un'altra cosa importante, perché noi ci dimentichiamo le storie delle persone. Qualche anno fa il papà di una mia carissima amica ha avuto un ictus da sulfanilurea. Cioè, questa persona, due anni di invalidità grave, aveva 70 anni, era autosufficiente, dopodiché non l'ho più stato. Dopodiché la figlia ha dovuto smettere di lavorare, è stato un grandissimo costo. Cioè, noi dobbiamo andare a ragionare su queste cose, perché sono queste le cose che interessano a noi. È la vita delle persone, è risolvere i problemi della vita delle persone. Questa è una cosa che deve essere risolta. Io da qui, da oggi, dobbiamo uscire con qualcosa di concreto. Io voglio che qualcuno ci dia delle risposte, e ce le deve dare entro X, diamoci dei tempi, siano un mese, due mesi, però non possiamo più ancora aspettare questa fantomatica riorganizzazione. Cioè, questo ci mette in una situazione di, intanto tutti siamo consapevoli che il nostro primo interfaccia è il medico di medicina generale, cioè che è quello che ci manda
dallo specialista quando necessario, che è quello che comunque conosce la persona come persona e non conosce solo la sua singola malattia. E questo è anche un altro aspetto che va considerato, perché veramente è una cosa che secondo me oggi si è un po' persa di vista. Io ho respirato questa pseudo contrapposizione, non c'è una contrapposizione, e ci deve essere, deve essere complementare, associato il percorso che il paziente fa. Non è, non, cioè, guardate, io i miei figli si sono ammalati di diabete praticamente 20 anni fa, e io fin da subito ho sentito quasi questo atteggiamento, come se uno fosse curato bene solo da una parte piuttosto che da un'altra. Quindi la contrapposizione da un servizio, da uno specialista piuttosto che un altro addirittura, cioè queste sono cose che ai pazienti fanno malissimo e fanno male a tutto il sistema. Quindi questa è una cosa che deve essere assolutamente risolta. I medici di medicina generale devono avere la possibilità di prescrivere questi farmaci, il paziente deve essere in grado di accedervi in modo facile, che sia perché ha un piano, che perché ha fatto una visita dal diabetologo e dopo viene restituito al territorio perché sta bene, perché non deve ritornare se non per casi particolari. Perché questo significa anche avere dei medici di medicina generale più preparati, che sanno più cose rispetto anche al diabete. È inutile che queste cose facciamo finta che non esistano. Sono queste le cose che ci interessano. Noi abbiamo parlato di tante cose bellissime, PDTA, normative, ma nella vita quotidiana il paziente è penalizzato perché non ha accesso a queste cure se non in maniera parziale. Quindi parliamo di pandemia diabete, non solo di pandemia del coronavirus, di numeri pazzeschi, di gente che non accede a nessun servizio e non ha la possibilità di ricevere questo tipo di cura dal proprio medico di medicina generale. Questa è l'unica cosa che a noi interessa. Cioè, i servizi di diabetologia sono indispensabili, e questo primo passaggio che noi abbiamo anche nelle nostre linee guida dell'Emilia Romagna è assolutamente, cioè, indispensabile. Cioè, è quella la procedura. Dopodiché però una persona che sta bene, che fa solo certi tipi di farmaci sicuri, deve stare vicino a casa sua, deve avere le cose comode, deve essere seguito bene ugualmente, perché questo riduce i costi sociali della malattia, che ricadono esclusivamente sui pazienti, e se ricadono sui pazienti ricadono in maniera indiretta su tutto il sistema salute. Noi non dobbiamo perdere di vista questi pochi concetti. Io voglio andare via da qui, voglio chiudere questa, io ho lavorato tanto per questa giornata e voglio chiudere questa giornata insieme a Gerardo con degli obiettivi. Io voglio sapere, qualcuno ci deve dire, si fa, non si fa. Va bene, se non sarà possibile, dopo 3 anni sarà una delusione, ma me ne faccio una ragione, me ne faccio tranquillamente una ragione. Però qualcuno mi deve dire che non si fa e perché non si fa. Io devo sapere perché mi viene negato un certo diritto, un qualcosa che finora è 3 anni che ci dicono che è quello, che bisogna farlo, che serve. Allora, o qualcuno ha sbagliato prima o qualcuno sta sbagliando adesso, però queste risposte ce le devono dare, qualcuno ce le deve dare. Io mi fermo qui perché do la parola anche a Gerardo e a chi altro volesse intervenire, però la nostra posizione è molto chiara. Paola Pisanti è stata chiara, il dottor Mene, sono stati tutti molto chiari, ma quello che ci serve a noi è capire, usciremo da questo pasticcio, sono 3 anni che aspettiamo, o ritorniamo ancora indietro? Usciamo dalla contrapposizione che uno ti cura meglio, l'altro ti cura peggio, perché questo fa solo male al paziente, al sistema, o diciamo che è complementare, è associato, e questo serve nell'interesse di tutti. Cioè non si può andare avanti se non risolviamo queste situazioni. Gerardo, a te le parole di chiusura, mi sembra. Grazie, che... Rita. Io però per dovere di ospitalità ho bisogno di avere 2 battute finali da parte delle consorelle, se mi permettete, perché poi alla fine dobbiamo quadrangolare Rita, Diabete Italia, pazienti, medicina generale, mi vedete, ma ho bisogno anche dei 2 amici che diano una parola di conforto, non so, in ordine alfabetico, consoli di Bartolo. Due parole, poi io concludo brevemente con veramente 4 riflessioni.
Grazie Gerardo. Entro per ordine alfabetico, io volevo sottolineare una cosa, che noi stiamo parlando da due ore e mezza e io ho capito quello che dice Rita, sono d'accordo con lei, ma stiamo parlando fra di noi per l'ennesima volta, quindi aveva ragione Claudio quando diceva ma io vorrei quasi stare zitto. Nel frattempo però, permettetemi la parolaccia, la gente è incazzata, perché io ho letto i messaggi del signor Antonio ed è giustamente incazzato. E allora io sono del parere che è inutile continuare a riformulare PDT, e la classe di priorità, la non classe, la gestione, chi fa cosa, chi fa quando, in 8.600 riunioni ai diversi livelli, dal condominio al Ministero della Salute. Basta, ha ragione Rita, facciamo un'operazione culturale, facciamo capire anche i nostri assistiti che purché ci sia sinergia, sono curati bene o potrebbero essere curati bene da entrambe le parti, perché quando io ho implementato una gestione integrale telematica in Abruzzo, quando io ho detto ai miei pazienti che non avevano bisogno della continua assistenza al mio servizio, signore ti seguirà adesso prevalentemente il tuo medico, ho detto no dottor Givoi, questo è abruzzese, quindi l'hanno detto in questa maniera, ha dovuto spiegare che il collega avrebbe fatto meglio di me per quel particolare caso. E allora la traduzione culturale va fatta non solo tra di noi, ma anche sui nostri assistiti. Però rendiamoci conto che è vero che la situazione dei piani terapeutici è ridicola, ma non è quello l'unico problema che si frappone a una razionalizzazione delle risorse. Detto questo, per l'immediato, Rita perdona, ma le persone che sono attualmente in trattamento con questi farmaci hanno la possibilità di avere la ricetta ripetuta fino a quando non finisce l'emergenza, da delibera AIFA. Quindi è inutile che, oddio, come faccio, perché loro, medici di fiducia, sono perfettamente nella potenzialità di ripetere la ricetta. Su questo. Ora, poi è chiaro che abbiamo bisogno che ci sia il diritto alla prescrizione in prima battuta, però per l'emergenza, finché non finisce, spero finisca presto, ma finché non finisce, almeno il vantaggio della ripetizione automatica del piano terapeutico esiste, certificato dalla delibera dell'AIFA. Con questo mi taccio, vi auguro un buon pomeriggio, mi scuso ma devo scappare perché alle 6:05:30 avevo un'altra riunione. Arrivederci. Paolo. Ciao Agostino. Ciao Paolo. Agostino, c'è poco da aggiungere rispetto a quello che ha sottolineato Agostino, sono d'accordo anch'io, il signor Antonio ha tutti i diritti ad essere incavolato, sono più attento alla semantica. Io vivo a Ravenna, in Emilia Romagna, che è la regione di Rita, ma come avrete capito dal mio cognome, di Bartolo, siculo sono. E da buon siculo non vi dirò mai chi mi ha detto queste cose, ma siamo in dirittura d'arrivo, quindi muto sto, però stiamo sereni. Non vi posso dare gli auguri di buona Pasqua, ma insomma abbiamo avuto rassicurazioni e le mie fonti sono molto credibili. La Paola prima l'ha detto, cioè la difficoltà del tema diabete di accesso anche dai punti di vista di regolamentazione normativa e non solo di accesso della persona con diabete nei servizi di diabetologia è stata fortemente compromessa da quello che stiamo vivendo. Non siamo in una situazione normale, ahimè non siamo in una situazione normale. Il signor Antonio e tutte le persone che vivono insieme al diabete come il signor Antonio in questi mesi hanno fatto fatica ad incontrare i diabetologi, i medici di famiglia, hanno fatto fatica a chiedere il rinnovo della patente perché non avevano capito che la patente era prorogata, o i piani terapeutici perché in alcune regioni se ne sono fregati di quello che ha detto AIFA, hanno fatto scadere i piani terapeutici, hanno preteso il rinnovo. Per cui, così come ci sono state queste difficoltà, ovviamente il tema piano terapeutico, abolizione, passaggio alla medicina generale è andato in secondo piano rispetto a temi che avevano una rilevanza per quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, purtroppo superiore. Ma muto sto, stiamo sereni, arriveremo presto. Beh, adesso io chiedo a Clara Nebbioli di dirci quanta gente ancora ci segue. E a Gerardo Menè di fare le conclusioni,
Di Barto, noi crediamo assolutamente quel che dici. L'ultimo che ha detto stai sereno, però poi è andato a casa, non lo so, dirti questo, insomma, ecco. Non so se ti ricordi, stai sereno, tra l'altro poi se n'è andato, ha perso la presenza del consiglio. Muto sono! E comunque, Claudio, noi alla fine di questo evento un nostro documento condiviso per tutti, lo mandiamo a tutte le autorità e a tutti. E lo intitoliamo adesso basta, si è capito. Medea, prego. Allora, Paolo ha citato le sue origini sicule e io invece non voglio concludere questo seminario, questo webinar citando il mio cognome, altrimenti questo seminario, questo webinar finirebbe in tragedia, no? E quindi vorrei concludere, ovviamente come si deve fare in questi casi, con qualche, certo, nota sintetica, ma naturalmente qualche nota anche positiva. Allora, sicuramente dobbiamo rinforzare il concetto che, almeno per quanto riguarda soprattutto la medicina generale, perché i riflessi negativi, ahimè, stanno soprattutto poi per quanto riguarda chiaramente la prescrizione. I riflessi negativi stanno nei pazienti, Rita, ovviamente, la parte finale di questo ragionamento, però tutta la parte amministrativa, gestionale, ricade pesantemente sulla medicina generale, con tutte le limitazioni che si ritrova a dover gestire. Ed è veramente paradossale che di fronte alle difficoltà oggettive che noi troviamo nella gestione di questa patologia, che oltre ad essere una pandemia è una patologia, diciamolo francamente, complicatissima da gestire, una delle più complesse dal punto di vista clinico, parlo di quelle che naturalmente noi gestiamo sul territorio, evidentemente ce ne saranno di ben più complesse in ospedale, ma per quanto riguarda la medicina generale veramente ci impegna tantissimo in maniera pesante nel senso clinico del termine. Ed è paradossale che di fronte a questa complessità che è clinica se ne aggiungano poi delle altre che potrebbero essere evitate, come quella di dover anche seguire delle regole amministrative che appesantiscono e che complicano il percorso gestionale del paziente, con un percorso farraginoso che non ha nulla a che fare con la sicurezza del paziente. E questo è un auspicio che veramente facciamo come professione, noi tutti, mi sembra, all'interno di questo seminario, che insomma spero porti i frutti e la conclusione a breve, tra qualche mese. Poi è importante anche fare questa riflessione. È ovvio che tutta questa vicenda ha determinato delle lacune formative nella medicina generale. Noi lo diciamo con assoluta trasparenza, assoluta franchezza, non abbiamo timore di ammetterlo, però diciamo anche che le società scientifiche che qui sono rappresentate hanno una potenza di fuoco che può mettere a posto questa situazione in maniera rapidissima, no? Mi sembra che i miei colleghi delle altre società scientifiche possano confermare ciò. Siamo bravi da questo punto di vista come formatori, siamo tanti, abbiamo tutti gli strumenti per poter mettere una pezza, no? Come si suol dire, a questa situazione. E l'ultimo pensiero lo faccio facendo un riferimento ancora una volta alla pandemia. Questa pandemia ci dimostra due cose, no? Ci fa riflettere su due cose. Una è che ancora di più in questa situazione si è dimostrato come la presenza di un piano terapeutico non fa che danneggiare l'operato dei medici e probabilmente anche i pazienti. In questa situazione una semplificazione e la possibilità di prescrivere farmaci come nella maniera appropriata sicuramente avrebbe supportato meglio dal punto di vista clinico i pazienti, perché è dimostrato che i diabetici, le persone con diabete, sono persone vulnerabili dal punto di vista della infezione da SARS-CoV-2, e quindi una buona terapia, un'appropriata terapia, un buon compenso non farebbe altro che proteggerli ancora di più rispetto a questa vulnerabilità. E poi in questo periodo è stata data la possibilità ai medici di famiglia, anche di molte regioni, di prolungare i piani terapeutici, no? Per cui improvvisamente da medici che prima non eravamo in grado di prescrivere o di gestire i piani, improvvisamente da un giorno con l'altro siamo diventati idonei, siamo diventati capaci, e questo la dice lunga sulle un po' assurdità, no? Sulle contraddizioni di sistema che ci impediva prima di fare questa prescrizione.
Io concludo con le stesse parole di Rita, perché la proposta di Rita, che mi sembra molto appropriata, alle 18 in punto, quindi siamo stati bravissimi, cioè quello che attraverso così questo dibattito che abbiamo fatto siano rivolte delle domande chiare al regolatorio, all'agenzia, ecco, che ci si dia una risposta definitiva, ecco, da questo punto di vista ci si dica quando e come e o perché ciò questa possibilità di prescrizione appropriata anche ai medici in generale non possa essere data. Io vi ringrazio e non so se c'è il Motori Sanità che vuole concludere definitivamente questo seminario, questo webinar. Sì, assolutamente. Noi ringraziamo voi e lascerei la parola a Claudio Zanon, ricordando che comunque ci hanno seguito più di 500 persone, siamo ancora connessi in 316 su Facebook e 115 su Zoom, quindi i messaggi sono arrivati anche a molti pazienti e a molti telespettatori che hanno seguito tutti i discorsi fino all'ultimo. Claudio, a te se vuoi dire le ultime parole, se no mandiamo la sigla. Non dico nient'altro, se non ringraziando tutti coloro che hanno partecipato, Diabete Italia perché ha reso possibile questo evento, il Ministero, la professoressa Pisanti, l'Istituto Superiore, Pricci e tutti gli altri. Ringraziamo, scusami, anche lo sponsor che tramite la sponsorizzazione incondizionata ci ha aiutato a realizzare questa iniziativa. AstraZeneca e Behringer, quindi ringraziamo anche loro. E che devo dire, il Covid, come diceva Medea, ha portato alla luce tutta una serie di cose che non sono più procrastinabili, soprattutto delle situazioni di emergenza che valgono per il diabete, ma valgono anche per altre patologie. Quindi io vi rimando a venerdì 16. Faremo un grande evento nazionale con Favo per quanto riguarda l'emergenza oncologica, perché come dicevamo prima, il Covid drammaticamente ha fatto più di 100.000 morti in un anno e due mesi, in un anno, però i tumori in Italia muoiono 180.000 all'anno, ecco, quindi voglio dire, qui corriamo il rischio di dimenticare le patologie più importanti, il diabete è una di queste, perché insomma corriamo dietro, giustamente, per carità, alla pandemia, ma è ora che torniamo a parlare di medicina a tutto tondo e della necessità dei pazienti, perché sennò diventa veramente problematico mandare avanti il sistema sanitario. E quello che il Covid ha dimostrato è che bisogna sburocratizzare il sistema, e quando c'è conoscenza, appropriatezza e coscienza che una cosa vada fatta, deve essere fatta. Quindi questa storia degli antidiabetici cosiddetti innovativi a scadenza brevettuale e che si passi prima che scadano definitivamente, perché se no, se aspettiamo altri 2 o 3 anni, veramente il sistema non regge, cioè veramente il sistema dimostra di essere un sistema fallace, non ce lo possiamo più permettere. Io ringrazio tutti, buona serata, grazie di aver partecipato, alla prossima su Motore Sanità. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Buona serata. Alla prossima. Ciao, grazie a tutti. We'll be right back.